Buongiorno e buon venerdì. Anche oggi sarà una puntata molto ricca con grandi ospiti. Siamo il giorno dopo la grande battaglia che ieri vi abbiamo raccontato, la battaglia parlamentare sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, e ora vi racconteremo tutto. L'Italia, come sapete, ha deciso di non ratificare l'accordo, mentre proprio in questo momento al Senato, andiamo con l'assegnazione 8 in diretta, si sta discutendo della manovra finanziaria. Ne parleremo anche qui con importantissimi ospiti che ci racconteranno alcuni dettagli. La polemica su questa manovra l'ha sollevata anche ieri la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, evidenziando quelle che sono le cosiddette mancette elettorali, così le ha definite, che sono presenti in manovra, dove deputati e senatori dei singoli territori sono riusciti, potremmo dirla così, a portare a casa alcuni soldi per fare delle opere. Per qualcuno però queste opere sono opere totalmente inutili o sono talmente piccole da non meritare soldi del bilancio pubblico. Ne parleremo. Intanto vi faccio vedere la nostra Erika Antonelli, che si trova non in vacanza alla vigilia del Natale a bordo di una barca, perché proprio a San Gervasio, in provincia di Brescia, c'è una delle cosiddette mancette elettorali, come vengono chiamate. Come va intanto, cara Antonelli? Adesso è cara Erika, tra poco ci racconti tutto, ma ti vedo con il vento in poppa, come sì, si dice in gergo. Sono preda dei venti. Molto bene. In mezzo all'acqua, poi ci spieghi perché. Cioè ci spieghi, esatto, bisogna capire il vero esatto. giallo e capire perché Erika Antonelli si trova in provincia di Brescia in mezzo a un lago, e che c'entra questo, come avrebbe detto Di Pietro, che ci azzecca questo con la manovra economica. Tra poco ne parliamo. Ludovica Ciriello si trova invece davanti ai palazzi, al Senato appunto in corso il dibattito. Cara Ludovica, novità? Che succede oggi lì? Sì, David, un dibattito che è ovviamente molto acceso, perché c'è l'eco della discussione di ieri sul MES. Cioè oggi qui si vota la manovra, entro le 5 il governo ha posto la fiducia, quindi una manovra a tempi strettissimi, arriverà alla Camera poi il 29 dicembre, quindi proprio pelo con la fine dell'anno. Però ovviamente il dibattito in aula ora è tutto anche sul MES, c'è cioè un Matteo Renzi scatenato, potremmo dirlo così, contro Forza Italia, e ha accusato Forza Italia di aver tradito l'eredità di Silvio Berlusconi stando dentro questa maggioranza. Ha anche detto che con tutti i diktat che Giorgia Meloni ha messo sulla manovra non vengono rispettati i poteri, la divisione tra i poteri, tra l'esecutivo e invece il potere del Parlamento di intervenire sul testo. Quindi insomma saltata, addirittura saltata. Benissimo, e poi adesso ci ricolleghiamo, e oltre a tutta questa parte economica che vi racconteremo c'è la grande questione del Natale. Ogni volta che si avvicina il Natale ci sono polemiche, proposte di legge. In realtà la questione è molto profonda, perché come vedremo il centrodestra ha un legame molto forte tra il tema della politica e il tema della religione. Ieri vi abbiamo raccontato della senatrice di Fratelli d'Italia che ha presentato una proposta di legge sul presepe a scuola, e oggi vi vogliamo raccontare di un'altra polemica che riguarda il cucù, che è questo oggetto di design peraltro di uno dei nostri autori, l'ottimo Urgu, che colleziona cucù. Già questo vi dovrebbe dare l'idea delle persone nelle quali siamo, nelle mani di chi siamo in questa trasmissione. Comunque ognuno ha i propri hobby, io non ho nessunissimo problema. C'è chi colleziona francobolli e chi colleziona cucù. Ha una grande casa. Urgu colleziona cucù, e perché ve ne parliamo? Per questa storia qui. Cucù, Gesù non c'è più, sbianchettato Natale. A Padova le maestre eliminano i riferimenti religiosi nelle canzoni, e a Livorno si inventano la festa d'inverno. Allora, di tutto questo parliamo con due grandi intellettuali. Il professor Giulio Sapelli, buongiorno, economista, buongiorno. Storico dell'economia, bentornato, grazie per essere con noi. Professor Sapelli, un carissimo amico, e bentornata alla scrittrice Ginevra Bompiani. Grazie per essere da noi, più volte ospite dell'Aria che Tira. Altri ospiti ci raggiungeranno tra un po': Alessandra Moretti da Bruxelles, Claudia Fusani, Annalisa Chirico. Ma partiamo con ordine e andiamo a vedere questa storia che ci porta ad Agna, in provincia di Padova, dove alcune maestre hanno deciso di sostituire appunto la parola Gesù con la parola cucù. David, abbiamo un problema con i servizi, al momento non possiamo mandarli. Non possiamo mandare il cucù? E quindi c'è una censura
c'è una cesura su Cucù. E allora partiamo con con Salvini, possiamo partire? No, anche quello si è bloccato tutto. Sapelli e Bompiani, Sapelli e Bompiani. Partiamo da questa questione identitaria della destra che comunque lega in qualche modo, no, religione e politica. Che effetto vi fa Bompiani? Poi tra poco, appena sarà possibile, lo sentiremo. Appena sarà possibile, figuriamoci. No, sul presepe vorrei fare una premessa. In Palestina quest'anno hanno deciso, le chiese cristiane, hanno deciso di non fare il presepe per rispetto non dei musulmani, ma dei palestinesi e della carneficina di cui sono oggetto. Tranne Betlemme, che ha fatto un presepe, è un presepe di macerie, e in queste macerie c'è il bambino Gesù. E dice, se Gesù nascesse oggi, nascerebbe tra le macerie di Gaza. Voglio dire che questo è, secondo me, un modo per capire il Natale in questo momento. E perdersi nelle stupidaggini di alcune, mi scusi, no, le maestre, delle sciocchezze, diciamo. Agli scrittori come il si può concedere qualunque tipo di invettiva. Diciamo, ecco, di cambiare tutte le rime che fanno Gesù con cucù, con cielo blu, è veramente una sciocchezza. Ma anche lei l'idea di fare il presepe, di rendere obbligatorio il presepe, o comunque l'idea di mantenere questa tradizione? Quello è il vero scandalo. Cucù è una stupidaggine, quello è il vero scandalo. Ma c'è uno scandalo più grosso, secondo me, che risponde alla domanda che ha fatto. Questa postura del governo e dei suoi alleati di farsi campioni della fede cristiana. Ora non c'è niente di più lontano dalla fede cristiana di tutta la politica del governo, e questo lo dimostra anche tutte le divergenze che ci sono con il Quindi Papa. Dice, si usa il simbolo religioso in realtà per nascondere delle contraddizioni di politica che il governo fa. No, non è questo, è che non hanno proprio niente a che fare con la fede cristiana, niente, proprio sono il contrario. Se il cristianesimo si deve difendere da loro. Voglio sapere, perché su questo anche lui ha un suo... No, sono abbastanza sconvolto dalle parole che ho appena sentito. Non dubitavo, insomma, devo però dire, volevo dare qualche esempio. La carneficina te evocata segue a un olocausto che è stato veramente, insomma, sono stati uccisi... Un olocausto di 1200 persone e adesso ne abbiamo 20.000 morti. Ma scusi, abbia pazienza. Lei sta dicendo, se posso permettermi, lei è una persona che io le apprezzo... Però torniamo sulla questione principale, che è quella dei simboli religiosi, così... Allora, la questione principale è libera Chiesa in libero Stato. Ecco. C'è un concordato per la Chiesa Cattolica, c'è un concordato per le Chiese protestanti, c'è un accordo, una libera Chiesa anche per le religioni musulmane. Quindi questa questione è assurda, di fare una legge per il presepe, così come è assurdo dimenticare che la carneficina è un atto di guerra, mentre là invece abbiamo un atto che è un genocidio. Quindi sono due cose, mi lasci finire per favore. Mi lasci finire, perché noi cattolici e noi cristiani guardiamo agli ebrei come i fratelli maggiori, come diceva il cardinale Lustiger. Quindi avere questo atteggiamento antisemita anche qui al mattino, prima di Natale, è una cosa che mi disgusta. Comunque non è Natale, perdoniamo una persona in buona fede. Basta. Questa è una vera Veniamo al cucù, devo dire. Allora ti faccio vedere, ho capito ovviamente il senso. Vediamo e ci torniamo. Andiamo a vedere a Dagna che cosa è accaduto in questa città. È meglio, guarda. Passiamo al cucù, lasciamo da perdere le discussioni teologiche, perché con chi non è all'altezza è impossibile farlo. Non è teologico, è umano. Teologiche. È la parola essenziale, specialmente per il Natale, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Lo chiamiamo cucù. È bastata una recita scolastica per il Natale a portare alla ribalta un paesino di circa 3.000 anime della provincia di Padova, Agna,
A scatenare le polemiche una canzone dedicata alla cometa, composta per l'occasione da un maestro di musica, il cui testo è stato fatto modificare ai bambini, a penna, dalle insegnanti, cancellando di fatto il nome di Gesù. Annunciare vuole la terra che sta per nascere Gesù, testo originale, testo modificato, annunciarsi vuole la terra e dall'alto fa cucù. È il sindaco di Agna, Gianluca Piva, a leggere il testo della discordia, perché suo figlio frequenta proprio la primaria De Amicis. Ci sono state le dimostranze dei genitori, anche noi come amministrazione abbiamo preso posizione, perché per noi Natale è un Natale cristiano, religioso, quindi togliere le parole Gesù. Si potevano scegliere altri testi che non fossero con riferimenti religiosi che poi sono stati cancellati. Credo che ci sia stata una superficialità, forse non c'è stato un coordinamento tra gli insegnanti nel come gestire la cosa e quindi è sfuggito. La dirigente scolastica al telefono invita a ridimensionare l'accaduto. Una situazione dal mio punto di vista pretestuosa è strumentale, una polemica del tutto inutile e che soprattutto non trova alcun riscontro su come sono andati i fatti, perché il tutto si è svolto in un clima di grande serenità, di grande partecipazione e di festa per i bambini davanti al presepe. Inclusione significa non cambiare quello che è la storicità delle cose. Il Natale è la nascita di Gesù e questo è un dato che non va cancellato in nessun modo. Già accogliamo gli altri molto volentieri, ma proprio cambiare tutto in questo modo mi sembra un po' assurdo. E quindi infatti noi, appena abbiamo visto la notizia, siamo andati a verificare per capire. E poi è intervenuto anche Salvini, la grafica 12, e ovviamente la cosa è diventata subito politica. La grafica 12 è il commento che Matteo Salvini ha fatto sul tema del cucù e tra poco lo vediamo. Fatto sta che la questione, grande questione dei simboli religiosi, è una questione che è stata affrontata anche in campagna elettorale. Lo vediamo, ci abbiamo il blob pronto. Purtroppo abbiamo dei problemi oggi per i servizi, scusaci David. Lo vedo, non c'è nessun problema. Andiamo. Posso dire una cosa sul cucù? Beh, certo. Ok, questa cosa del cucù è anche un po' il frutto di un errore, un po' di ignoranza. Ma è il frutto del politicamente, perché qualcuno dice, ecco, è il frutto della cancel culture, cioè l'idea di voler cancellare le nostre tradizioni. Anche dell'ignoranza, certo, sì, perché... I musulmani, suppongo che siano loro la maggioranza delle persone a cui pensavano, per loro Gesù è una figura molto, molto conosciuta, fa parte del Corano, Gesù è l'ultimo profeta prima di Mohammed, quindi cancellare Gesù per non offendere i musulmani è proprio assurdo, così come gli angeli, perché anche gli angeli sono stati cancellati, ma gli angeli fanno parte anche dell'Islam come di tante religioni, quindi mi pare che oltre a essere una cosa molto, molto piccola, diciamo, è anche un po' ignara. Però forse, professor Sapelli, lei che peraltro fa lo storico dell'economia, adesso arriveremo direttamente ai suoi temi principali, è frutto di una cosa che sta accadendo anche negli Stati Uniti, anzi che è partita negli Stati Uniti, questa idea, dice in particolare la destra, di cancellare la cultura, di cancellare le identità. Ma non dovrebbe dirlo la destra o la sinistra, dovrebbe dirlo qualsiasi persona che ha a cuore il patrimonio dell'umanità. Ad Harvard non si insegna più Shakespeare. Prima è cominciato nell'università della provincia nordamericana, poi sud, poi sa che c'è una grande differenza, certo, tra il nord e il sud del Nord America, certo, no? Gli stati della Louisiana, eccetera, sono rimasti fermi, eccetera, mentre invece se lei va a San Francisco siamo nel mondo del transumano, no? E soprattutto, come aveva scritto molto bene Philip Roth in quel romanzo straordinario La macchia umana, c'è anche stato un film molto bello che forse alcuni potrebbero vedere, così fanno meno la fatica di leggere un libro, che oggi è una cosa inconsueta, no? Ma però di parlare e sputare sentenze è lo stesso. Quindi è un fenomeno, è la stessa cosa per cui noi vediamo comunità che fanno Halloween, no? che è una festa pagana, che va benissimo nel mondo anglosferico, questa cosa è sempre stata accettata, ma questo, per carità, poi chiunque può fare ciò che gli pare, però
tutto viene fatto con rispetto delle tradizioni. Però per quanto dice lei, il rapporto religione e politica, beh, a parte che c'è stato un grande pensatore che le destre non conoscono, ma dovrebbero leggere, che Carl Schmitt, che parla addirittura di teologia politica, no? Poi è stato un tema, c'è sempre stato un grande riferimento. Devo dire che purtroppo, devo dire, in questi ultimi 30 anni c'è stato un grande di nuovo ritorno a questo rapporto fede politica, direi più fanatismo politica. Pensiamo all'America Latina, no? L'America Latina ormai è tanto la religione cattolica, quanto i partiti storici. Pensi all'aprismo in Perù o pensa in Brasile alla grande tradizione desarrollista, no? Dei partiti appunto radicali, no? Che è stata oggi, io l'ultima volta che sono andato in Brasile ho detto: ma che bello stadio. No, non è uno stadio, è una chiesa evangelica, no? Con tutto il rispetto per gli evangelisti, anche lì. Quindi anche lì c'è un movimento di massa, voglio dire. Però, professore, Trump, alla Democrazia Cristiana in Italia, no? Ma non sarebbe forse mai venuto in mente di occuparsi di un presente? Ma no, ma se not chose, perché non c'era nessuno di più rispettoso. Di più rispettoso per, insomma, in fondo i concordati, il concordato nel secondo dopoguerra l'ha fatto, è vero, porta la firma di Gennaro Acquaviva sotto quella di Bettino Craxi, ma è stato il frutto ancora di una vecchia tradizione, di un rovello che tormentava i democratici cristiani. Cioè forse la politica non sarebbe mai venuto neanche per idea. Salvini dice Natale censurato, andiamolo tutto a schermo, Natale censurato in una scuola, tolti i riferimenti cattolici, cucù al posto di Gesù, per non creare malumori nelle famiglie di altre religioni. Ecco perché raccontando. Su questo punto poi ha ragione chi ha parlato prima di me, però voglio dire, c'è il rispetto delle altre religioni quando si rispettano le proprie, no? Quindi. Non so se ridere o piangere, vergognatevi e chiedete scusa ai bambini, dice nel commento, riportando la notizia. Non c'è che da essere tristi davanti a queste cose, piuttosto che indignarsi bisogna chinare tristemente il capo e pregare che non capiti più, insomma. Allora io saluto intanto anche Alessandra Moretti, che è collegata da Bruxelles, dovrebbe esserci. Buongiorno. Moretti, gli altri ospiti ci stanno per raggiungere, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Non riusciamo a recuperare quel pezzo di... Allora, ci torniamo tra poco. Andiamo invece direttamente a vedere che cosa sta accadendo. Introduciamo le questioni economiche al Senato con il dibattito sulla manovra. Assegnazione 8. Vediamo. Toccato due aspetti in chiusura. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, sta prendendo la parola. Sentiamone un assaggio. Sulle banche, di cui qualcuno dice che è stata fatta una figuraccia. In realtà noi pensiamo che non si sia trattata assolutamente di una retromarcia, al di là di quelle che possono essere state considerate alcune dichiarazioni roboanti iniziali, ma che invece il ministro della Lega, un ministro della Lega, abbia usato intelligenza, perché col rischio che la norma potesse essere incostituzionale è stata introdotta una modifica che dà la facoltà: o paghi la tassa o ricapitalizzi. Questa è serietà e non è propaganda, è mettere a terra quelli che sono i desideri e i sogni di qualcuno che sì, la propaganda probabilmente la sta facendo. Allora, in questo caso mi pare il riferimento di Romeo è al ministro Giorgetti e al MEF, e ora ne parliamo. Intanto buongiorno anche ad Annalisa Chirico, che ci ha raggiunto, Radio 1 Ping Pong, la trasmissione ogni mattina sulla RAI, e buongiorno a Claudia Fusani. Buongiorno. Bentornata e grazie per essere con noi, il riformista. Andiamo allora subito a vedere che cosa, da dove vogliamo ripartire? Da Ferrante. Dal nostro Ferrante, è una grande garanzia. Vai, l'economia. Arriva un attimo solo. Sì, ma abbiamo tempo, tanto è Natale tra qualche giorno. Prontissimi. Quindi. Vai. Io credo che non ci sia alcuna novità. Forza Italia è fortemente europeista. La ratifica del MES viene affondata dalla Camera. Forza Italia si astiene. La maggioranza si spacca. C'è il dato politico di una, diciamo, spaccatura in maggioranza, ma anche in vista delle europee? Sì, le spaccature sono su uno vota a favore e uno vota contro. È successo solo nell'opposizione oggi, perché 5 Stelle hanno votato contro e PD ha votato a favore. Sono stati molto cortesi a astenersi. Dopo il via libera al nuovo patto di stabilità arriva lo strappo con Bruxelles. Del MES se ne riparlerà dopo le europee.
e addio logica di pacchetto. L'accordo franco-tedesco sul patto di stabilità non ha accolto nessuna richiesta dell'Italia. Quando hanno compreso che li hanno fregati hanno fatto una rappresaglia, e questo sarebbe un atteggiamento più adatto a un gruppo di adolescenti. È il messaggio ritorsivo, danneggia la credibilità dell'Italia, perché era un impegno che l'Italia aveva preso. Di fronte a quello che è accaduto, un ministro della Repubblica, peraltro una persona seria come Giancarlo Giorgetti, dovrebbe trarne le conseguenze. A spingere per il passaggio parlamentare prima di Natale sarebbe stata la Lega, mettendo in difficoltà gli azzurri, che hanno cercato di smarcarsi. L'imbarazzo di Forza Italia. Ragazzi, il partito che doveva essere il partito europeista, la prossima volta che Tajani va a Bruxelles, anziché accoglierlo con il tappeto rosso, lo accolgono con un sacco di risate. Avevamo detto che non l'avremmo approvato e non l'abbiamo approvato. Gioco, partita, incontro. Allora, riapriamo subito il giro. Parto da lei, onorevole Moretti, direttamente da Bruxelles. Dicono da Bruxelles deplorevole, leggo testualmente, la scelta di Meloni di dire no al MES, e l'apertura in questo momento del quotidiano La Repubblica è: l'Italia torna, leggo testualmente, tra poco lo vedremo, inaffidabile e fa preoccupare alleati e mercati finanziari. Quali sono le ripercussioni secondo lei? Ma le ripercussioni sulla credibilità, sulla stabilità del nostro paese. Ovviamente tutti ormai sanno che l'Italia è l'unico paese tra i 27 a dire no alla ratifica, dopo che invece si era impegnata a farlo, quindi una retromarcia che danneggia ovviamente la stabilità anche finanziaria ed economica, non solo dell'Italia ma di tutti i paesi. Un paese, il nostro grande fondatore, la terza economia più importante, che risulta isolata, risulta sbeffeggiata, si comporta come un bimbo viziato, ed è la prima volta tra l'altro che succede che un paese con queste caratteristiche non ratifica un trattato europeo, mettendo a repentaglio ovviamente il percorso dell'integrazione europea a cui stiamo lavorando per arrivare agli Stati Uniti d'Europa, e quindi indebolisce in primis se stessa, altro che diciamo patrioti, e indebolisce ovviamente anche tutto quel lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni. È chiaro che non è ovviamente questa maggioranza l'unica, perché è appunto una maggioranza spaccata. Forza Italia, il voto di Forza Italia che si astiene lo dimostra, così come anche il voto del Movimento 5 Stelle, che appunto smentisce se stesso quando lo stesso Conte aveva detto, quando era appunto Presidente del Consiglio, che quel negoziato dovrebbe e doveva essere affrontato con serietà. Lei in ce Europa lo sta ricordando, con cioè con serietà non ci si chiama fuori dalle proprie responsabilità. Lei L'Italia giustamente si è dice fuori dalle proprie responsabilità. Lei giustamente, onorevole Moretti, ci dice attenzione, perché questo MES intanto ha messo in crisi, diciamo, ha fatto venire fuori le contraddizioni della maggioranza, e questo è sicuramente un dato politico del governo. Dall'altra però anche nell'opposizione sul MES la contraddizione del Movimento 5 Stelle di aver votato con la maggioranza. Sentiamo subito, vedo il professor Sapelli che su questo è persona ben informata sui fatti. Prima però un aggiornamento dal Senato, perché oggi il grande assente, caro professor Sapelli, e le due cose stanno insieme, è Giorgetti. Giorgetti è il ministro dell'economia e delle finanze. Oggi è assente e pare che su questo ci sia una... Mentre si vota la legge di bilancio. Ecco, scusate. Questa, diciamo, segna tecnicamente, si potrebbe dire in modo gergale, maretta, perché Giorgetti si era speso nelle sedi europee sul MEF. Allora, Ludovica Ciriello e poi subito Sapelli e tutti gli altri ospiti. Vai. Sì, Davide, la verifichiamo questa cosa, perché questa mattina invece mi risulta che Giorgetti ci fosse e in qualche modo anche proprio appunto si vota la manovra, quindi era un messaggio, la sua presenza era importante. Ieri sicuramente non c'era, e risulta da ambienti, diciamo, parlamentari vicini alla Lega che ovviamente la sua reazione alla questione del MES sia stata tutto fuorché tranquilla e positiva, perché di fatto poi in Europa a parlare con i partner europei deve andare lui, sarebbe stato un
po' questo il commento che aveva dato ai suoi, cioè la Lega mantiene una posizione di apparente coerenza che magari sarà anche spendibile in termini elettorali in vista delle elezioni europee, però poi il lavoro difficile spetta a me, questo avrebbe detto ai suoi. Nel frattempo ti dico che la discussione in aula continua ed è molto accesa ed è arrivato anche Fazzolari, l'uomo forte di Palazzo Chigi, di Giorgia Meloni, che ovviamente evidentemente è qui a vigilare l'andamento dei lavori, perché questa, lo dicevamo prima, è una giornata cruciale e la tensione, soprattutto dopo ieri, è molto alta. Allora, intanto si sta parlando il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Boccia, il senatore Francesco Boccia, lo vedete, e scoppia un altro caso, che è il caso Gasparri, ingiurie contro Matteo Renzi poco fa durante la diretta al Senato, e il presidente La Russa dà l'ok all'esame del video, che è come fosse la moviola del Senato sostanzialmente. Il fatto, come si chiama? Esatto, il fatto accaduto è grave. Durante la dichiarazione di voto Matteo Renzi si è sentito distintamente, lo ha sentito tutta l'aula, una frase ingiuriosa del senatore Gasparri. Noi siamo garantisti fino all'ultimo secondo e quindi non ne creeremo un caso. Sapere, lei sorride, però ci spieghi in modo semplice ed efficace il caso politico del MES. Il caso politico del MES, per inserirlo nella sua giusta luce, non degli affari di bottega, va inserito ricordando tre cose. Un primo ministro della Gran Bretagna ha lasciato Downing Street qualche giorno fa per andare alla festa di Atreju. Sì, esatto. Beh, questo è già una cosa, è un chiaro, non era, non, diciamo, la Meloni era lì, era molto importante, ma era il messaggio che dava la Francia alla Germania, che l'anglosfera non abbandona l'Italia. Infatti, nonostante quello che dicono gli europeisti di comodo, subalterni, sciocchini che abbiamo sentito prima, i mercati non hanno assolutamente mosso una piega, il famoso spread, che significa ben poco nella lunga ciclicità economica, non si è mosso. Il fatto che è venuto uno dei rappresentanti anche personali della cuspide del capitalismo finanziario qui ad assicurarci, quindi stiamo prima cosa. Seconda cosa, di cui dovrebbe parlare, caro Parenzo, il senatore a vita Monti, a cui io dedicai un libro, L'inverno di Monti, un piccolo divertissement seguito dalle mie lezioni, con la mano sinistra, ha fatto una dichiarazione che solo a quelli che seguono le cose così dal buco della serratura è sfuggita. Che cosa il ha detto? Patto di stabilità. Ha detto che bisognava esercitare il veto sul patto di stabilità e anche sul MES. Diceva quello che basta leggere il libro di Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica, quindi uomo assolutamente al di sopra del partito politico. Il MES è una trappola per topi, ovunque, che non c'entra niente con la cosa bancaria. Ma quindi perché non ci isola in Europa, non secondo me, ma l'unico paese. La Moretti ha ragione, calma, però. Ci isola nell'UE, è un'altra cosa. Okay. Naturalmente, se chi è al governo avesse anche una cultura politica non che guarda i 5 mesi, dovrebbe assieme a quello rivendicare una Costituzione europea, perché pensare di fare l'unione bancaria senza una Costituzione europea, senza la legge che domina in Europa e non la situazione di fatto, la Costituzione materiale, avrebbe detto Mortati, cioè i rapporti di potenza tra le nazioni, questo è quello che è l'Europa di oggi. È una nazione, ma che tutti hanno dimenticato, a proposito di, abbiamo parlato prima di Gesù, le stelle della chissà cosa sono le stelle della dedizione mariana all'Europa, sono le stelle della Madonna, radici giudaico-cristiane, quindi questi dell'Europa, dell'UE, non sanno assolutamente niente. Come si permettono di rimproverare uno Stato sovrano che ha un Parlamento e di dirgli cosa deve fare? Ricordate Moscovici, cosa aveva detto? Qualsiasi maggioranza ci sia, il pilota economico funziona. Meno male che si cambia maggioranza, si cambia anche atteggiamento. Quando dice che alla fine l'Italia è l'unico paese dell'area euro a non averlo firmato, bloccando il meccanismo stesso,
senso. Cioè, no, Dusman. No, ma però, professore, non facciamo confusione tra patto di stabilità e il MES. Ma io non faccio nessuna confusione. Monti si è riferito al patto di stabilità. Ma amica mia. E non ha detto esercitate. Se uno si riferisce al patto di stabilità. Ma scusi, ma dottoressa Fusaro, lei è una persona intelligente, non parla solo perché. Io mi preoccupo perché ha la libertà di parlare. Senza il patto di stabilità, il MES non è inserito nel suo meccanismo, no? Questo è il problema, Davide, che volevo posso dire. Posso raccontare un piccolo retroscena? Possiamo farvi sentire che cosa ha detto Renzi, che ha riportato la questione tra populisti e sovranisti. Finalmente un governo che dice le cose come stanno, che bisogna cambiare la politica economica europea. Se non si cambia la politica economica europea, non ce la facciamo. Lei dice questo politicamente, è uno schiaffo che si è mandato all'attuale gestione dell'Europa. È una posizione responsabile. I giornali oggi dicono MES, strappo con l'Europa. È uno strappo con l'attuale tecnocrazia e burocrazia dell'UE. Ma sicuramente troverà in Europa. Allora, Fusani e poi le forze sindacali tedesche, le forze sindacali francesi, sono d'accordo su questa posizione qua. Non c'è un'Europa sociale e questo MES non fa che portarci a Fusani e poi Renzi. Velocemente, la maggioranza ieri, Fratelli d'Italia, ha detto chiaramente: ok, non è andata bene questa partita. Il nostro obiettivo adesso è avere una maggioranza forte a giugno e cambiare queste cose. Cioè, l'obiettivo a giugno, quando si andrà in Europa, giugno, poi voto certo per le europee. Noi Fratelli d'Italia, conservatori, puntiamo ad avere una maggioranza abbastanza forte. Con quale coalizione? Non l'hanno detto, ma si presume ciò che con doveva fare la sinistra. Aspetti, professore, mi faccio ciò parlato che doveva fare secondo la sinistra. Se esiste, io faccio solo dove? Per rimettere i punti. Quindi questo è il voto sul MES. Ieri è stata una ripicca dopo il patto di stabilità, lo hanno dichiarato. Portiamo dell'acqua alla Fusani, intanto sentiamo Renzi. Ecco. Dai un bicchiere d'acqua, poverina. Lo so. Ho fatto venire. Oggi è una giornata molto particolare. Renzi. I populisti stanno insieme. Salvini e Conte sono la stessa cosa. Sono tutti e tre leader di partiti che sono contro l'Europa, che vivono di sovranismo e populismo, e questo crea dei problemi sia a destra che a sinistra. La divisione è trasversale. Siamo in presenza di un fatto che è destinato a scombussolare le alleanze e i giochi politici italiani. Quindi, Annalisa Chirico, Renzi sostanzialmente mette insieme il voto dei 5 Stelle con la maggioranza di governo, compatti contro il MES. Ecco, l'avete visto, dice Renzi, i populisti si ritrovano nella battaglia contro questa Europa. Ma io credo che la questione sia un po' più complessa e vada oltre la contrapposizione manichea tra europeisti e sovranisti. Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni anche governi che avevano la medaglia perfetta del super europeismo. E l'Italia che cosa ha ottenuto dall'Europa? Cioè anche negli anni in cui, non lo so, Enrico Letta, l'italiano d'Europa, lo stesso Matteo Renzi, hanno usato una politica di collaborazione, qualcuno direbbe anche di acquiescenza, talvolta supina, all'Europa. Che cosa abbiamo, per esempio, l'Italia sull'immigrazione, che cosa ha ottenuto? Sul patto di stabilità, che cosa abbiamo ottenuto? Io non ho brindato dopo l'accordo sul patto di stabilità, perché è chiaro che un patto di stabilità che l'Italia la mette in difficoltà, noi avremo margini di spesa. Vediamo a chi ci ascolta che il patto di stabilità, in sintesi, sono le nuove regole sul bilancio. Quindi su per quanto fiscale, debito pubblico, giusto per spiegare in modo un po' tranciato. Il mio pubblico è molto attento, però lo ripetiamo, Ecco, diciamo che questo ridurrà fortemente l'uno nell'altro. Il margine di spesa e di investimento del nostro paese, le manovre dei prossimi anni, per dirla semplice, saranno ancora più complicate. Quindi l'Italia non è che può dire viva, abbiamo vinto sul patto di stabilità, non è andata bene. Il MES, non è che cade il MES, istituito nel 2012 rimane in piedi. Quello che non è passato, spieghiamolo in maniera semplice, è l'estensione al sistema bancario, ovvero un sistema per cui i contribuenti italiani, faccio un'ipotesi di scuola, avrebbero potuto dover pagare per il salvataggio di una banca magari tedesca, perché la Germania ha un problema
problema con la solidità delle sue banche. Il sistema bancario italiano, dice il governo italiano, è solido, non abbiamo questo problema. Dopodiché, però, se fai parte di un'unione, lo dico l'onorevole Moretti proprio su questo punto, perché è importante, posto che sia un paese su 20, un paese su 20 dell'eurozona. Però, onorevole Moretti, proprio perché lei è una donna saggia, noi dobbiamo anche tutelare la prerogativa, l'autonomia e la libertà dei parlamentari italiani. Spesso si dice che sono ridotti ormai ad epigi a bottoni agli ordini della maggioranza di turno. Io voglio credere che i parlamentari italiani si siano liberamente espressi, per la maggioranza, ma non è una ripicca, è la libera deliberazione dei nostri parlamentari, che sono eletti dal popolo, e se decidono che loro non vogliono il MES, noi dobbiamo prendere atto che non è un atto di governo, però, è un atto del Parlamento. Per fare un piccolo passo in avanti, patto di stabilità è stato un deciso, un piccolo passo in avanti, Fusani, che in realtà ci riporta al 2022, l'11 settembre, quando Giorgia Meloni disse, si era in campagna elettorale, l'Europa, la pacchia è finita. Allora, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo, perché in realtà questo è un risultato che la Meloni può portare al proprio elettorato. Questo forse è anche la questione politica. Sentiamola. Può dire di non aver firmato il MES. Sì. Sentiamolo un attimo del 2022. In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali, come fanno gli altri, cercando poi delle soluzioni comuni, ma partendo ciascuno dalla difesa del suo interesse, perché abbiamo visto che gli altri lo sanno fare molto bene, e io vi dirò, non mi sento neanche di dire niente, perché lo considero perfettamente normale. Allora, dopo la pubblicità ci ritorniamo, perché forse la questione politica in realtà è esattamente questa. Non ha difeso gli interessi nazionali. Sì, proprio così. Dal suo punto di vista, io voglio dire una su tre dossier chiave, l'immigrazione, non ha difeso gli interessi. Dopo la pubblicità ne parliamo. Dunque, 11.42, mentre continua alle nostre spalle in diretta al Senato il dibattito sulla manovra, in questo momento sta parlando il senatore Calandrini di Fratelli d'Italia. Noi vi portiamo dritti dritti nel cuore della manovra, perché bisogna tenere insieme quanto accaduto ieri sul MES e il dibattito in corso sulla manovra. Lo facciamo con questo servizio che speriamo parta, ma sono molto fiducioso, della nostra Annalisa Perla, che ci racconta le mance e mancette della manovra. Vai. €200.000 al golf club di Asiago, oppure non so, €100.000 alle associazioni combattentistiche del Ministero dell'Interno. Non era meglio mettersi d'accordo? No, non voglio dire cose che non conosco, perché mi sto occupando delle materie del turismo, però adesso sto andando in Senato per capire sulla legge di bilancio, quindi saprò rispondere. La ministra del turismo non ne sa niente, ma si tratta delle risorse che il governo aveva lasciato alla disponibilità del Parlamento e che i senatori di maggioranza hanno, con ordini del giorno, destinato a finalità, diciamo, particolari. €50.000 per il 2024 e €50.000 per il 2025 per l'Associazione Nazionale Grano Salus. Poi c'è un contributo di €55.000 per il 2026 all'Associazione Antichissima Misteri di Santa Cristina. Guardi, io le dico che tutti gli investimenti che sono dati in materia sportiva oggi è importante, perché ricordiamo che la inattività fisica costa 80 miliardi all'Europa, quindi noi dobbiamo investire. E c'è anche al golf. Beh, devo dire che nello sport significa cammino, nello sport significa stare in mezzo alla natura. Sono tutte opere e interventi sui territori. C'è lo scandalo, il problema. Sulle associazioni combattentistiche delle isole. Sul nostro ordine del giorno ci sono opere e interventi della Lega, strutturali della Lega. Della Lega, io parlo per la Lega, le altre domande fatele agli altri. Il senatore Francesco Silvestro, ad esempio, di Forza Italia Campano Doc, ha chiesto e ottenuto di destinare €1.000.000 per il 2024 e €700.000 per il 2025 per il campo sportivo di Arzano, comune in provincia di Napoli. Ma non è una questione di voti, perché voglio dire, là si ricava un ragno dal buco per i voti, è solamente per il territorio. Se non si tratta di regalini, perché tu hai le strutture, il regalino è quando uno se lo fa personalmente, là lo facciamo per gli enti locali, per i comuni, non è che i parlamentari se li fanno per loro. Vabbè, certo. Ci mancherebbe.
Bene, benissimo, eccoli qua, gli emendamenti Mancia, 400.000 euro, mandiamolo tutto a schermo, spogliatoi per il campo sportivo di Possano, in provincia di Cuneo, vi facciamo fare un viaggio straordinario da nord al sud dell'Italia, 250.000 euro, manutenzione straordinaria, campi da baseball di Piacenza, 400.000 euro, ristrutturazione, questo è importante. Il professor Saperli è molto sensibile agli animali e quindi sarà felice, professore, di sapere che vanno 400.000 euro. Certo, ristrutturazione, sì. Ristrutturazione del canile gattile della regionale della Val d'Aosta. Ristrutturazione. Lei ha animali, Saperli? No, purtroppo no, ma ogni tanto vedo un cagnolino. Un cagnolino, benissimo. E così c'è. 600.000 euro per il laghetto scinautico di San Gervasio Bresciano. E la nostra ottima Erika Antonelli si trova lì in mezzo a questo lago con la sua barca a raccontarci tutto di questi 600.000 euro che sono in arrivo. Che il lago c'è già, mi pare. Il lago c'è, sì. Esattamente. Allora, questo è fattuale. Il lago c'è già, è stato creato, pensate, all'inizio degli anni 90 proprio per favorire l'attività di sci nautico, per cui questo centro di San Gervasio Bresciano è famoso in tutta Italia e questi 600.000 euro in realtà, David, serviranno per un compito ben preciso che è creare un divisorio. Allora, vedi, questo lago che è in realtà molto ampio si estende per circa 800 metri, soltanto che c'è un problema, soltanto una barca con una persona che fa sci nautico può praticare lo sport. Se invece venisse creato un divisorio ottenuto proprio al centro del lago dove sono queste boe, con delle, insomma, dei massi, sostanzialmente quei frangiflutti che trovi anche in spiaggia, al mare, questo permetterebbe alle persone di allenarsi in contemporanea, cioè almeno due persone potrebbero fare sci nautico. Mi raccontavano... E guarda che il professor Saperli, che è anche amante di anche lui è un amante dello sci nautico, professore. Questo è proprio capito che questo è... Vabbè, noi ci ridiamo perché è giusto che sia così, puntata per Natalizia. Ce lo vedete il professor Saperli che fa lo sci nautico sul lago con una gamba così. No, la gamba non lo so, veramente, però abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Per rendere più efficiente questo lago, per renderlo più efficiente sostanzialmente, però quando esisteva ancora la politica. Beh, qui esiste No, questa non è politica, questa è un'altra cosa. Dei danni idrogeologici. Questa è un'altra cosa. Mi ricordo che Sergio Di Stuccia, io ed altri, che c'era questa magnifica rivista che si chiamava Queste istituzioni, c'era un dibattito sulla legge finanziaria. Sì. Noi per anni propugnavamo, questo gruppo di intellettuali tra politica e cultura, che la legge finanziaria fosse votata tout court, senza emendamenti né nel governo e né nell'opposizione, perché questa cosa degli emendamenti che arrivano più dal governo spesso che dall'opposizione è devastante. La legge va approvata a scatola chiusa, via, finito. E invece ogni volta diventa l'assalto alla diligenza. Se no è l'assalto alla diligenza. No, bisogna tornare a questo. È anche pericolosa. Quella del lago, dici? Ma certo, ma voglio dire, è una cosa che non deve passare proprio. Se tu hai esigenza di sfruttare meglio lo spazio, così crei delle strutture mobili. Ma non dei massi, i massi sono pericolosissimi. Ma chi li autorizza? Vabbè, adesso non è questo l'argomento. Ma come non è questo? Siccome non siamo nell'oceano, è comunque uno spazio. Ma c'è il masso elettorale, saranno massi di... Ah, ecco, bene, masso elettorale, ma qualcuno c'è si fa masso male. Elettorale, qualcuno che si fa male lì, però. Poi c'è invece un altro caso che è completamente diverso dal lago e che riguarda invece il comune di Asiago. Di cui... A me mi inquieta l'onorevole Moretti che ci guarda con severità. Mi inquieta. Lei disapprova come l'UE il nostro atteggiamento, mi sembra che sia molto. Perché disapprova? No, non vorrei, perché la vedo molto. È una giustamente. No, ma le hanno fatte tutti i professori. Destra, sinistra. Lo fanno tutti. No, ogni ma lì non si tratta di destra e sinistra. C'è la perla. Adesso torno anche dalla Moretti, ovviamente. Ma siccome poi ieri in conferenza stampa la Schlein, la segretaria del PD, ha fatto l'elenco delle cose che secondo lei non funzionano. Il professore si fa spaventare da così poco. Tra le cose elencate dalla Schlein c'è anche il caso del comune di Asiago, che invece è un caso un po' diverso da tutti gli altri. C'è qui il sindaco Roberto Rigonister, buongiorno. Beh, un nome illustre. C'è parentela? Rigoni Stern, sindaco di Asiago, buongiorno caro avvocato, e sentiamo buongiorno la Schlein a tutti, perché hanno evocato anche il suo straordinario nipote? E strepitoso è nipote? Di Mario Rigoni Stern, dice. Cugino, nipote, sì, parente. Cugino. Beh, cugino.
Il 1.200.000 euro in favore del Golf Club Asiago, con tutto il rispetto, insieme alle altre cose di questo tipo, la lungo elenco, immagino che ciascuna abbia poi il suo parlamentare di riferimento che poi andrà lì, farà la conferenza stampa, sarà tutto bellissimo. Però avevamo una cartuccia da usare insieme, quel poco che il governo, comprimendo i diritti dei suoi parlamentari anche di maggioranza a cui avevamo offerto asilo politico, ma mica per il golf club, ma per la violenza di genere ad esempio. Potevamo dare un segnale insieme qua, e invece non c'è stato. Va bene, e allora questo ci sembrava anche corretto capire il punto di vista. Sindaco Rigoni Stern, prego. Beh, buongiorno a tutti intanto, ecco, io volevo sottolineare l'importanza di questo investimento per una località di montagna, nel senso che noi insistiamo su un territorio della montagna veneta e vogliamo realizzare il più importante golf della montagna nazionale, quindi questo finanziamento rientra nell'ambito di un master plan, cioè di un progetto di sviluppo di ampio respiro che può garantire un miglioramento dell'offerta turistica di un territorio di montagna. Cioè, questo voglio sottolineare. Il fatto che non si tratti di una mancia elettorale, ma si tratta essenzialmente di un contributo che serve per realizzare, per sostenere un'opera strategica per una località di montagna che vive essenzialmente di turismo. Voglio sottolineare come il governo Renzi avesse investito milioni di euro per la Ryder Cup, e il golf, lo sappiamo benissimo, è il terzo sport a livello mondiale, e quindi siamo di fronte certamente ad una iniziativa fondamentale che servirà per un territorio al fine di creare un impianto di ampio respiro su un investimento complessivo di 8 milioni di euro. Quindi devo dire che per noi sono addirittura pochi 2.400.000 euro per sostenere un progetto di così. Cioè, dice giusto il sindaco, adesso giriamo la questione qui. Dice il sindaco: attenzione, nel nostro caso è diverso dagli altri perché il golf si porta dietro tutto un indotto, porta turismo, e per un comune che ha una naturale vocazione turistica, qual è il comune di Asiago, questi tipi di soldi serviranno a sviluppare tutto il territorio e quindi l'economia del turismo, dice il sindaco. Per quel comune che... quel territorio del Veneto, diciamo. Ho capito, ma quanti ce ne sono in Italia che avrebbero lo stesso bisogno? Perché il suo deve diventare il primo in Italia? Che cosa importa questo all'Italia? Scusi, Ma soprattutto, perché, mi scusi, sindaco, perché l'Italia vive di turismo? Sindaco, cioè, noi abbiamo una vocazione importante. Le condizioni meteo, scusi sindaco, le condizioni meteo del suo comune consentiranno l'uso di questo impianto di golf per tutto l'anno? Beh, guardi, le condizioni meteo, se è come oggi che sono 8 gradi fuori, sì, ma dico, quando c'è neve, di turismo invernale, capito, e di turismo estivo, per cui adesso si può anche giocare a golf, visto golf sulla neve, abbi pazienza, dai, via. No, però la questione è, lo usi 5 mesi l'anno. Un comune turistico è chiaro che punta su un indotto, c'è un turismo legato anche a questo sport. Io capisco le buone intenzioni del sindaco, però non è che lo Stato con le risorse pubbliche, cioè soldi di tutti i contribuenti italiani, può finanziare le mille cose che si potrebbero fare in Italia, perché immagino che ci siano tante altre città, se non tutti i 9.000 comuni italiani, che vorrebbero anche loro creare grandi progetti per il turismo. Che voglio dire? Che ovviamente un comune, immagino sindaco, mobilita anche le energie private, no, per realizzare grandi progetti. Io volevo dire un'altra cosa, cioè che l'opposizione questa volta ha scelto compattamente di destinare le risorse, quelle riservate all'opposizione, a un tema, la violenza di genere. Esatto, sì, la una cosa encomiabile, con un chiaro messaggio. Francamente, vedere come ogni anno accade la fiera delle piccole contributi elettorali è profondamente ingiusto, perché, sindaco, diciamo la verità, premia soprattutto chi è più vicino alla politica, cioè l'ente o l'amministratore locale o l'associazione, che riescono a far arrivare l'emendamento al parlamentare. Però diciamo il sindaco Stern è civica, il politico, al parlamentare, per arrivare al Parlamento. Ci sono tanti comuni che magari hanno grandi idee, ma non hanno la capacità di finanza per far arrivare questi emendamenti. Allora facciamo così, Rigoni Stern, piccola pausa pubblicitaria e riparto da lei subito, così al tempo anche di spiegarlo. Vi voglio dire che il sindaco Rigoni Stern non è destra-sinistra, ha una lista civica e quindi non è afferente anche... L'emendamento in qualche modo è arrivato, a una corrente, perché sennò come sarebbe finito sulla manovra di bilancio? Non credo che sia la priorità dell'Italia il centro di Asiago. Dopo la pubblicità ripartiamo da lei, sindaco. Va bene.
12 in punto, Bianca Caterina Bizzarri, aggiornamento TG La 7, il punto. Buongiorno. Buongiorno a te, David. Dunque, cominceremo dalla politica, perché dopo il no alla ratifica del MES, e tra l'altro in questo momento sta parlando anche il vice premier Tajani, che ha detto che la tenuta del governo non è in discussione, insomma lo sentiremo, è in corso al Senato l'esame della legge di bilancio con la prima chiamata per il voto di fiducia, che arriverà intorno alle 13:30, insomma, quando sarà in onda il telegiornale. Poi, per gli esteri, a Gaza la tregua appare sempre più lontana. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, infatti, ha rinviato per la terza volta consecutiva il voto sulla risoluzione per una pausa umanitaria, e la situazione nella striscia di Gaza è sempre più drammatica. Poi, in Italia, stiamo seguendo lo sciopero del settore del commercio e del terziario. I sindacati confederali lo hanno proclamato per il rinnovo del contratto, che è fermo da oltre 3 anni. Seguiremo le loro ragioni e torneremo poi sulla strage senza precedenti all'Università di Praga. Il bilancio, l'ultimo bilancio, è di 13 morti e 24 feriti. La quattordicesima vittima è il killer su cui appunto si indaga. Ci vediamo alle 13:30. A te, David. Grazie, grazie Caterina Bizzarri. Prima di tornare in studio, vedo Ludovica Ciriello con il leader di Azione, Carlo Calenda, per un commento a caldo su quanto sta accadendo in questo momento al Senato. Prego, Ludovica, vai col tuo ospite. Sì, Davide, peraltro anche Carlo Calenda, insomma tutte le opposizioni si erano unite per dare i soldi, mettere i soldi a tutela delle donne, contro la violenza sulle donne, avevano chiesto alla maggioranza di non spenderli nelle cosiddette mancette, quindi anche su questo penso che voglia commentare. Sì, è stata un'iniziativa peraltro di Maria Stella Gelmini, cioè di fare la proposta di dire, invece di prendere ognuno 1 milione di euro, cose un po' disgustose che si fanno in Italia, creiamo tutti i soldi a disposizione delle minoranze, fare un provvedimento sulla violenza femminile, i centri antiviolenza, eccetera. Questo è stato un fatto positivo. Il fatto, direi, molto negativo è che questa manovra non mette soldi, non sufficienti, ma neanche, come posso dire, una toppa sul tema della sanità e della dispersione scolastica, che sono i diritti sociali fondamentali degli italiani. La Meloni dice: io ho fatto il record del fondo sanitario, ogni anno il record del fondo sanitario, ma da 20 anni cresce meno dell'inflazione. Quindi la realtà è che noi il prossimo anno partiremo con la manovra da meno 15 miliardi che bisognerà trovare, se no si aumenteranno le tasse, e che continueremo ad avere una sanità che si sgretola e contemporaneamente una scuola che è tra gli ultimi posti europei. Credo che è un po' la storia però di questi anni. La cosa positiva è che hanno chiuso il super bonus, che è il provvedimento più di destra della storia della Repubblica. 150 miliardi tra bonus vari per dare la possibilità a ricchi signori di rifarsi la casa a spese di operai, impiegati e commercianti. Questa è la cosa positiva della manovra. Allora, c'è anche l'applauso in diretta del professor Sapelli a Calenda sulla vicenda del super bonus. Grazie a Calenda, se vi sposate in un'altra zona si sente meglio. No, 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 sincero, sincero. È assolutamente sincero. Assolutamente. No, no, su questa la politica dei bonus si sta distruggendo, e anche per questo questa politica europea di mancette, no, anche lì senza una politica economica. Abbiamo lasciato in sospeso l'avvocato Rigoni Stern, sindaco di Asiago, che dice: per me è inaccettabile, bonus è una follia. Quello al golf non è una mancetta, ma è un modo per rilanciare in modo potente, attraverso il turismo, un pezzo di territorio. Prego. David, allora è evidente che chi è lì in studio non capisce quelle che sono le problematiche degli enti locali e della montagna nazionale. Ricordo in particolare che il territorio nazionale insiste per la maggior parte sul territorio di montagna. La montagna va sostenuta. Noi quello che chiediamo da anni è che il Parlamento si faccia carico di una legge sulla montagna e di finanziarla. Questo è il tema centrale. Perché quelle cose disgustose di cui parlava prima Calenda sono in realtà piccoli interventi che vengono a finanziare delle necessità territoriali e danno risposte agli enti locali, risposte che non vengono dal Parlamento o dal Governo nazionale, perché gli unici contributi di cui noi possiamo godere sono contributi regionali, contributi dei fondi di comuni di confine, contributi provinciali, ma dallo Stato non arriva nulla a queste povere terre, no, che sono emarginate rispetto ai salotti romani. Questo è il tema centrale. Noi dobbiamo renderci conto che queste somme sono vitali per una comunità,
come la nostra che vive di turismo e che si sta riposizionando fortemente nell'ambito del mercato nazionale. E su questo noi ci battiamo, per rimarcare l'importanza di piccole ma significative risorse che, unite a quelle dei privati che stanno investendo molto sul nostro territorio, fanno la differenza e porteranno anche il nome di Asiago nell'ambito dei maggiori circuiti internazionali di questa pratica, che, ripeto, è una pratica importante perché porta economia, porta indotto ad una realtà che è periferica rispetto ai salotti romani. Alessandra, mi dispiace dire questo, perché la Schlein ha insistito ieri nel dire che i soldi dello Stato vanno a finanziare chi paga 1.200 euro l'anno di un'iscrizione. In realtà questi soldi vanno a finanziare un progetto di sviluppo di aree periferiche che insistono in zone depresse, che hanno bisogno di avere la vicinanza dello Stato. Aspetta, facciamo un passo in avanti. In altre attrazioni. Facciamo passare. Dici, siccome i comuni, peraltro, hanno bilanci. Ma cosa vuole sapere lei soldi della pratica del golf? Stiamo creando il campo da golf più bello a livello internazionale. Ne so abbastanza. I campi da golf della montagna. Per pochi, venga ad Asiago a vedere che cosa abbiamo. Ma perché lei non conosce purtroppo questo mondo? Non lo conosce? Nel frattempo sono tornata sulla terraferma e sono qui in compagnia del sindaco di San Gervasio, che è Rosario James Scaburri. Esatto, e sono anche in compagnia di chi prima guidava la barca, cioè un atleta, ovvero Matteo. Allora, sindaco, si parlava anche in studio soprattutto di mancette elettorali. Lei però non è d'accordo, mi pare di aver capito, con questa lettura. Per quale motivo? Perché non dovrebbe essere una mancetta elettorale questi 600.000 euro che saranno devoluti al lago, alle migliorie del lago? Non è una mancetta elettorale, perché è un investimento su uno sport cosiddetto minore che ha preso piede qui a San Gervasio dalla fine degli anni 90. Investimenti a tutti privati, quindi lo Stato non ha mai messo un euro su questo impianto sportivo, e negli anni siamo riusciti a prima portare i campionati mondiali under 21 e quest'anno abbiamo fatto i campionati europei assoluti di sci nautico. Perché c'era una piccola, insomma, c'è un po' di ironia, come posso dire, sul fatto che lago diviso poi avrebbe permesso solo a due persone, Erika, fare lo sci nautico. Su uno sport come il golf, che comunque è conosciuto in tutto il mondo, poi c'è questa gara anche a costruire i campi, poi il posto, ogni dove riesci a farlo c'è un indotto. Qualcuno sorrideva del fatto che Brescia è conosciuta per tante cose, forse non proprio per lo sci nautico. Ecco, questa era l'ironia. Sapelli ride beffardo, ma voglio dire, non rido beffardo, guardo bene. Lo sci nautico, diciamo, rido, forse rido, non beffardo. Lo sci nautico non è forse, ecco, la caratteristica principale di Brescia. Torno da te, Moretti. Però a tal proposito. A tal proposito? No, mi spiegava il sindaco in realtà che proprio lo sci nautico dalla fine degli anni 90 ha permesso a questo piccolo centro di 2700 abitanti, se non vado errata, sì, di diventare famosissimo. Quindi ecco, loro spiegano in questo modo questo noi stanziamento importantissimo di 600.000 euro. Non lo sapevamo noi che eravamo rimasti al Franciacorta. Eravamo rimasti con la Chirico al Franciacorta. Altre passeggiate. Moretti e poi Bonpiani, certo. Autocritica. Innanzitutto volevo rassicurare il professor Sapelli sul fatto che io ho poco da insegnare, professore, però sono una persona che ascolta molto. Io l'ho ascoltata anche se non ho condiviso ovviamente quello che lei ha detto, e non mi permetterei mai di dire ai miei interlocutori diciamo che dicono delle sciocchezze. Ascolto, non condivido, eventualmente ribatto nel merito, però volevo anche dirle questo: io sono molto rispettosa delle prerogative parlamentari, sono rispettosa del lavoro che il Parlamento fa, ovviamente un Parlamento da questa maggioranza spesso esautorato. Dico solo alla cara amica Annalisa Chirico, che stimo molto, che ovviamente l'Italia ha ricevuto più di 200 miliardi dal Next Generation EU, adesso la grande sfida sarà utilizzarli al meglio, però ti dico anche, cara Annalisa, che se sul patto di stabilità l'Italia non ha ottenuto quello che voleva, e forse era anche giusto, è perché l'Italia in quel tavolo è stata debole, non c'è stata proprio, è stata assente totalmente. Quindi vedi,
non è riuscita a trattare il nostro governo, purtroppo, non è autorevole, non è credibile, è isolato, è irrilevante in Europa e questo è un grandissimo problema per l'Italia, che ripeto è la terza economia a livello europeo e si meriterebbe molto di più. Non lo dice Alessandra Moretti, lo dicono autorevoli esponenti, penso a tutti quelli che sono intervenuti nei giornali in queste giornate tristi. Io voglio un paese che sappia non battere i pugni, non fare solo propaganda, ma difendere veramente l'interesse nazionale. Chirico Pompiani. Il governo purtroppo, al di là dei proclami, non sta facendo. No, capisco le obiezioni che fa Moretti, però ripeto, negli ultimi 10 anni, prima del governo Meloni, noi abbiamo avuto anche governi che erano, diciamo, rispondevano a tutti i crismi dell'europeismo e non mi pare che l'Italia sia riuscita a opporsi, per esempio, al peso forte che ha avuto, al peso decisivo che ha avuto sul nuovo patto di stabilità la Germania insieme alla Francia. Io non credo, francamente, che sia colpa di questo governo e di Giorgia Meloni. Vedo però un problema, secondo me, Alessandra, più ampio sull'Europa, perché se guardiamo con occhi, come dire, privi di pregiudizi, vediamo che in Francia Macron fa una legge sull'immigrazione che risente moltissimo delle misure, delle richieste del partito di Marine Le Pen. In Germania le politiche industriali, Moretti, sì, sono ormai super nazionaliste, flussi di sussidi che solo la Germania può permettersi alle sue aziende. Quindi soltanto all'Italia si chiede, come dire, questo approccio così altruistico. No, scusami, Chirico, buongiorno, l'avvocato Giulia, buongiorno, con Ludovica Ciriello, sentiamola. Ciao. Sulla manovra e la scelta che è stata fatta dal Parlamento, tra l'altro sono posizioni... Mi hanno appena dato la linea, ho chiesto, David, alla senatrice, buongiorno, se secondo lei il ministro Giorgetti fosse stato messo in difficoltà dalla decisione del Parlamento di non ratificare le modifiche al MES. E io ho risposto, avevo risposto anche non in diretta, che come tutti sapete è stata una scelta che ha fatto il Parlamento, ma che tra l'altro rispecchia quelle che sono le posizioni tradizionali sia di Fratelli d'Italia sia del mio partito, che è la Lega. Quindi non è che è una sorpresa, perché leggo che si tratta di una sorpresa, tutti sbigottiti, in realtà sono scelte che fanno parte proprio di quelli che sono i partiti che le hanno votate da sempre, posizioni antiche, posizioni radicate. Beh, la sorpresa sta nel fatto che si parlava di una logica pacchetto, patto di stabilità, MES, e guarda caso questo voto è arrivato proprio il giorno dopo il patto di stabilità, che forse non vi è piaciuto tanto? No, si è parlato, nel senso, parlavate secondo me soprattutto voi, nel senso che chi stava dentro sapeva perfettamente, io ho sempre saputo qual era la posizione della Lega e del mio partito, quindi secondo me esiste a volte uno scollamento così tra quello che si dice e quello che poi avviene. Cioè da noi in Fratelli d'Italia la posizione è univoca da tanto tempo, quindi nessuna sorpresa, grazie. Quindi non c'è una sfiducia da Giorgetti, diciamo. No. Del fatto che sarebbe stato approvato adesso. Sono delle posizioni che il ministro... Va bene, ritorniamo in diretta, incalzante la nostra Ciriello, però dice l'avvocato, buongiorno, alla fine Lega e Fratelli d'Italia quella posizione l'avevano sempre espressa. Sì, Fusani e... No, allora, Bompiani prima, volevo sentire la sua valutazione su questa manovra. Io posso assicurare, non faccio il nome perché per correttezza con le nostre fonti non si fa, posso assicurare che Fratelli d'Italia ieri ha spiegato nel dettaglio come mercoledì sera, intorno alle 19, quando arriva la notizia di un patto di stabilità che era stato chiuso e non rinviato di una settimana come chiedeva il governo, a quel punto è stato deciso nel giro di un'ora che il giorno dopo, per ripicca, per vendetta, per scelta, chiamalo come vuoi, sarebbero andati in aula col MES per affossarlo. Però un'altra cosa volevo dire, va tutto bene sull'europeismo quello che state dicendo, il problema è che in questi 14 mesi la Presidente Meloni ci ha fatto credere, e in alcuni momenti io ho creduto a questa cosa, di essere diventata una sincera europeista, convinta dell'importanza dell'Europa, convinto del fatto che l'Italia debba, e ci ha detto che l'Italia stava svolgendo un ruolo importantissimo nell'Europa. In queste 36 ore, tra immigrazione, patto stabilità e MES, abbiamo visto che non è vero, tutto lì. Cioè, in realtà dice che abbiamo avuto un flash anche di Bompiani, che poi questa parte qui la dobbiamo chiudere, mentre Tajani dice l'Italia non è assolutamente isolata in Europa, e notizia arrivata poco fa, il PM di Milano si indaga anche sul caso delle uova di Pasqua, questo ci riporta la notizia che vi abbiamo raccontato in questi giorni, il caso Ferragni, la procura ha delegato la Guardia di Finanza a compiere accertamenti, questo è il completamento della notizia che riguarda la cosa che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Io ho chiesto la parola qualche ora fa, quando parlavano i due sindaci,
E volevo dire semplicemente che trovo meritevole che un sindaco si batta per il proprio territorio. E trovi le proprie esigenze importantissime. Visto dall'altra parte, o queste esigenze sono viste largamente, cioè le montagne, i laghi, per esempio i laghi e le montagne hanno bisogno di moltissima manutenzione. Il fatto che non vada mai in Italia un solo soldo sulla manutenzione, che è la cosa di cui l'Italia ha più bisogno. Cioè il patrimonio da tutelare sostanzialmente. Beh, no, non certo. Il patrimonio, ma tutto, le montagne, anche i laghi, boschivo, i fiumi, eccetera. Questo è gravissimo. Che non vada, che vadano pochissime lire sulla sanità e che si sprechino, mi dispiace per... Con tutto il rispetto per Asiago, per carità, e per il lago, sono posti bellissimi e che vanno tutelati, ma non vanno tutelati a scapito dell'Italia, del paese, che è un paese in disfacimento. Cioè, per lei non è il sistema, cioè, non è che se tu aiuti il territorio, aiuti anche il paese. È un disfacimento, il territorio è in disfacimento e su questo non si fa niente, tranne il ponte sullo stretto, che nessuno ha capito perché, tranne la Lega. Questa è la cosa grave, questa è la cosa grave. Le priorità del governo sono incomprensibili. Loro dicono che aiutando i territori si rilanciano anche dei pezzi importanti dell'economia. Ci ritorneremo, grazie agli ospiti qui. Vedo già per la seconda parte collegato il signor Giorgione, che non è come dire, un grande pittore, no, Sapelli? Non è un pittore, ma è lo straordinario Giorgione. No, diciamo, Giorgetti, il ministro Giorgetti è un santo. Giorgetti è il ministro dell'economia. Sì, Giorgione invece è il nostro host. Stavamo giocando sui nomi. No, cerco lui. E Giorgione è questo signore qui che è un grandissimo host, uno chef conosciuto perché è anche un influencer, come si dice, in gergo. Ha lavorato come veterinario, poi ha deciso di rilevare un ristorante. Da lì è partita la sua grande avventura nelle zone di Perugia. Da qui ripartiamo con lui, con Giorgione. È l'ora di pranzo e quindi... Con Giorgione va benissimo, parleremo di cibo, ma soprattutto di questo studio incredibile che dice che la carne rossa fa bene. A tra poco. Benzo. Allora, alle 12.23 alla vigilia delle feste di Natale vi vogliamo portare dritti dritti dentro la cucina di Giorgione, che saluto da Perugia, cuoco, oste anzi, fino all'età di 50 anni ha lavorato ancora come veterinario. Giorgione, buongiorno intanto, grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi. Montefalco, non Perugia, Montefalco. Ah, scusami, Montefalco, c'era un errore di scaletta. Cosa ci preparerai? Perché noi adesso introdurremo la grande questione della carne, provincia di Perugia, sì, certo. E io infatti oggi faccio il pesce, così ci togliamo il pensiero. Ho preparato due cosette di pesce per il pranzo dell'ultimo dell'anno. Molto bene. Molto bene, ti vedo e lì vedo un bel bicchiere di vino. Fammi vedere bene. È tutto bene. Qui nella stufa a legna. Vediamola, allora, sì. Allora guarda. Sì. Ti faccio vedere subito. Sì, Giorgione. Qua dentro... Ecco. Questa una orata all'acqua pazza. Ottimo. Che si sta cuocendo nel forno a legna. Poi, questo è un filetto di scorfano con i pomodorini e la cipolla, che si è cotto con i vapori della cipolla e della pomodoro. Che meraviglia. E qui dentro... Si sta cuocendo la calamarata che fra 2-3 minuti io andrò a scolare, quindi voi ditemi e poi dopo impietteremo. Sì, puoi fare tutto, tanto noi non potremo gustarne perché ancora i nostri mezzi non arrivano al teletrasporto, anche se lo vorremmo fare. Ma torniamo subito da te. Tra poco il nostro grande Giorgione ha fatto la scelta assoluta e totale. Invidia assoluta. Il nostro Giorgione ha fatto una scelta di fare pesce, ma in realtà la conversazione che andremo ad affrontare
riguarda la carne, perché ci ha colpito moltissimo uno studio della Chicago University. No, tu lo so che lo sai, ma lo sto spiegando al pubblico, caro Giorgione. La Chicago University ha fatto uno studio, cosa dice la ricerca della Chicago University? È che la carne rossa sostanzialmente, contrariamente a tutto quello che si sarebbe detto fino ad oggi, riabilita il consumo di carne. I ricercatori hanno scoperto che nella carne, nei latticini, c'è un nutriente particolare che rafforza la risposta immunitaria. Saluto Silvia Bencivelli, che è stata più volte nostra ospite, grazie per essere con noi, scrittrice e grande divulgatrice scientifica, grazie per esserci oggi. Al suo fianco il professor Giorgio Calabrese, medico e nutrizionista, come sta? Bene, molto bene. Alla grande. E Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, bentornato, collegata. Buongiorno, buongiorno a voi. Benedetta Scuderi, portavoce Giovani Verdi europei, buongiorno. Che peraltro, se non ricordo male, lei è anche mezza vegana o sbaglio? Più o meno, non vegana, però cerco di tenere una dieta a base vegetale, sì. Quindi, quindi vegetariana allora in questo caso, totalmente vegetariana? Quasi, sì, un po'... Nel senso che cerco di tenere una dieta vegana, ma a volte introduco il consumo di latticini. Ah, ok, no, no, certo. Il pesce però ovviamente non lo mangia, ovviamente, essendo vegetariana. Quasi mai. Sono abbastanza flessibile, però quasi mai. La carne mai. No, a me piace moltissimo perché quando uno dichiara l'imperfezione nella norma, per me è straordinario, perché ogni tanto bisogna anche trasgredire, quando si parla di queste cose, ovviamente. Allora, andiamo a vedere, Maria Antonia Di Maggio ci racconta tutto su questa... su questo studio e il consumo di carne rossa. Guardate, è importantissimo perché nei prossimi giorni tutti noi saremo attovagliati. Vediamo. Sono tanti gli studi che cercano di decifrare il rapporto tra quello che mangiamo e la nostra salute. Uno degli alimenti più discussi degli ultimi anni, sia per gli effetti sulla salute che per quelli sull'ambiente, è senza dubbio la carne rossa. Diverse ricerche hanno indagato sul possibile legame tra il consumo eccessivo di carne rossa e il rischio di sviluppare alcuni tumori. E la stessa OMS nel 2015 l'ha inserita nell'elenco delle sostanze che possono aumentare il rischio di insorgenza del cancro. Bandita dalle tavole di molti, torna ora al centro del dibattito. Uno studio dell'Università di Chicago, pubblicato sulla rivista Nature, mostra infatti che la carne rossa e i latticini contengono un nutriente, l'acido transvaccenico, che addirittura migliorerebbe la risposta immunitaria al cancro. In medio stat virtus e resta l'indicazione a evitare gli eccessi, ma di fatto quest'ultimo studio sembra riabilitare il piatto tanto discusso. Allora, premesso che ci hanno insegnato, poi sentiremo subito la dottoressa Bencivelli che su questo ha idee molto molto precise, però per spiegarlo al pubblico, quando viene presentato o esce uno studio, la prima cosa importante secondo me da vedere è uno, la fonte, quindi chi lo fa, e soprattutto secondo il metodo che è utilizzato, almeno questo ci hanno insegnato banalmente a qualunque scuola di giornalismo. Certo. Quindi vai a verificare... Nietzsche avrebbe detto è importante chi dice le cose. Sì, sì, sì. Perché sì. Quello, chiaramente... Ma questi sono autorevoli, lo studio è molto bello. Appunto, lo quindi questo è importante da capire. Sì. Quindi non è che vi stiamo raccontando o vi stiamo portando uno studio il fatto da un cialtrone che non dietro... Non parla di bistecche, questo va detto. Allora, quasi la non carne parla rossa. Nemmeno di carne, quasi. Introduciamo subito la questione. Che dice il nutrizionista? Ma io... Con la I maiuscola, per carità, il nutrizionista, troppo, un nutrizionista. Troppo buono. Io parto dal concetto che la dieta deve essere onnivora e quella imperfezione che lei diceva prima della... Sì. Ambientalista, è bello perché effettivamente andiamo verso la onnivoricità e non verso la esclusione di determinate cose sempre e comunque. Nelle mie diete da 47 anni la carne c'è sempre, nella giusta dose, nella giusta modalità e nella giusta frequenza in base naturalmente allo stato di salute del paziente. Guarda Calabrese cosa c'è qua dietro di te, ma lo mandiamo a tutto schermo, questi due filetti qui. Di... Sì, è chiaro, però il concetto di fondo qual è? Saper gestire nella settimana la introduzione sui 14 pasti principali tutto ciò che apporta le ottime proteine di origine animale che si chiamano proteine di elevato valore biologico e che poi trovano dei metaboliti, devo dire,
da modesto scienziato, che l'acido transfacenico io lo conoscevo da tanti anni. Ora è stato fatto il lavoro per capire quali erano i meccanismi sul... Quindi Calabrese, lei questo studio di cui stiamo parlando della Chicago University pubblicato poi da Nature, la convince? Mi convince nel senso che il concetto è, mi piacerebbe che dicesse anche che qual è la frequenza e qual è la quantità, perché se noi dicessimo, partiamo dal concetto che 2 fa bene, 4 fa benissimo, 8 non ti dico e 16 è perfetto, e allora questa cosa qua non funziona. No, c'è un problema, lo dico subito, non parla di carne questo studio, parla di un nutriente. Qui stiamo facendo una confusione alla base di tante questioni. L'avete letto il paper? Perché io l'ho letto. Beh, adesso abbiamo preso parla di una molecola che si chiama nutriente. Va distinta l'alimento, la bistecca, dal nutriente, che è una delle proteine che sono nell'alimento. Appunto. Migliaia ce ne stanno. Tra queste migliaia ci sono sicuramente proteine cancerogene. Poi c'è questa proteina di cui si è vista una certa funzione su alcuni tipi di cellule immunitarie che hanno una parziale funzione contro il contenimento. Però la prova l'hanno fatto poi non soltanto sul carne. Spieghiamolo passo passo. Perché la ricerca, perché anch'io devo capire. Quindi non riabilita il consumo di carne rossa. Per capirci. A parte che nessuno l'ha mai condannato, il consumo di carne rossa, ma questo di sicuro non parla di carne rossa. Perché la comunicazione è importante. Cauti a dirlo. Seguiamo ben Civelli. Perché la ricerca della Chicago University è da prendere con le pinze, abbiamo messo tra virgolette. Primo, mi aiuti lei a leggerlo, è fatta sulle cellule, quindi ferma ai primi stadi della conoscenza. La molecola esaminata, il transvaccenico, come si dice, è presente nella carne rossa e nei latticini, ma ne esistono anche tante altre. Nella carne è presente la mioglobina, che è sempre potenzialmente cancerogena, come diceva lei. Migliorerebbe solo l'effetto di alcune terapie anticancro, non tutte, perché ce ne sono tante altre di per questo ha fatto notizia prendere. Però no? Cioè... No, ma la cosa pazzesca è che la notizia è uscita un mese fa, siamo soltanto noi italiani che ora sotto Natale l'abbiamo ripresa e trasformata in la carne fa bene. La notizia è si è trovato tra cioè, i dice tanti... le lobby l'hanno trasformata è successo in qualcosa questo. Che non sono riuscita a ricostruire, ma la notizia è del 22 novembre, è uscita su Nature il 22 novembre. Occhio che Nature esce tutte le settimane pubblica decine di articoli. Certo, posso dire una cosa? Allora, quello che caratterizza il nostro paese... Attenzione però, perché non possiamo prendere il titolo di una cosa e poi... Quello che caratterizza il nostro paese, che provava a ricordare anche il professor Calabrese, è l'estremo equilibrio. Noi abbiamo una dieta che è fatta anche di carne, tra l'altro i consumi giornalieri, gli ultimi dati dell'Istituto delle carni effettivamente rosse, effettivamente consumate, sono di 25 grammi al giorno, che è effettivamente l'indicazione globale, mondiale delle varie linee guida per dire che è il quantitativo perfetto. Noi abbiamo una dieta straordinariamente equilibrata, dove, come veniva ricordato, la carne, i nostri carboidrati, le nostre frutta e verdura ha assicurato la longevità. Quindi accanirsi in maniera ottusa su un alimento piuttosto che un altro non ha senso. Seconda cosa, oggi abbiamo un problema di tipo diverso. Dico che la gente non pensa adeguatamente il valore enorme del nostro equilibrio. Noi abbiamo un problema diverso. 6 milioni di italiani non riescono ad avere un pasto completo con proteine animali e ortofrutta un giorno su 2. Quindi oggi non abbiamo un eccesso di consumo in Italia come magari gli Stati Uniti o altri paesi. Abbiamo un problema di gente che non riesce ad accedere. Terza e ultima cosa. Il modo di produzione, l'accanimento verso la carne è derivato dall'impatto ambientale di altri paesi. Produrre un chilo di carne in Italia vuol dire emettere un quinto della CO2 degli altri paesi. Abbiamo un modello distintivo per equilibrio nutrizionale e ambientale, vogliamo valorizzarlo invece che farci male e basta? Allora arrivo da lei Scuderi, prima il nostro Giorgione che però oggi non si occupa di carne ma di pesce, l'oste, lui si fa chiamare così e quindi noi dobbiamo rispettare... La sua scelta, lei sembra davvero più un metalmeccanico degli anni 70, posso anche dirle così. Con questa splendida tuta sembra uscito da ma io un film. Così da piccolo. Da un film di Lina Wertmüller. Prego. Ecco fatto. Il primo è pronto, ho fatto questa calamarata, ho sfracagnato il. Cosa ha fatto? Il pesciolino che era questo. L'ho sfracagnato, l'ho rotto tutto. Ah, ok, scusi, sì. E ho messo lo scorforo, si deve rompere, no? Sfracagnare è un termine un po' forse volgare, ma rende l'idea, no? Mi piace molto. Cioè. E in questa maniera noi abbiamo fatto un piatto semplicissimo, completo, perché ci sono i pomodori, c'è la cipolla, pochissimo olio
il pesciolino, tutto cotto in tempi molto rapidi e con temperature molto basse, quindi la sua fascia aromatica è rimasta intatta. Ed è un piatto equilibrato, come diceva prima il professore, che è l'importante della nostra alimentazione. Bisogna mangiare tutto nella giusta misura, senza demonizzare grassi, magri, alti, bassi, gialli o neri. E poi nella diversità sta il bello, nel senso che più mangiamo diverso, più mangiamo diversificato, più tutti questi microelementi che ogni volta escono fuori sono presenti in tutto quello che noi mangeremo, perché più cose mangiamo diverse, vedete la noia alimentare che danni che sta facendo, sì. È un disastro questa noia alimentare, la gente mangia sempre le stesse cose, io lo dico spessissimo, il bambino purtroppo cresce con le merendine che costano 70 euro al chilo e sono piene di alcol e di altre sostanze che saltano la sapidità e che gli foderano la bocca di prosciutto, come si dice, perché non sentono più, dice non mangia la verdura, ma certo gli hai dato quella bomba di roba che comunque gli riempie la bocca di sapore e poi tutte quelle cose delicate che dovrebbero insegnargli i genitori a mangiare. Il bambino deve cominciare a mangiare piano piano tutto quanto, assaggiare, diversificare il più possibile, perché così da adulto sarà sano. Io ho 66 anni, non ho un asterisco nelle mie analisi, grazie a Dio. Mi sembra in grandissima forma, considerando il fatto che lei non è esattamente magrissimo e quindi incarna perfettamente la professione del cuoco, che è quella che deve essere. Mentre Giorgione... alto e ben distribuito. No, ma infatti io non volevo... Anzi, mentre Giorgione spadella i suoi piatti, il Senato, la seduta è sospesa, non per mangiare le portate di Giorgione, ma i nostri senatori giustamente se ne saranno andati a pranzo pure loro, avendo visto che cosa si stava apparecchiando qui. Benedetta Scuderi, la questione in realtà è molto molto seria. Ora verremo al costo delle materie prime e come sarà questo Natale e quanto gli italiani hanno speso. Però sull'importanza di una dieta mista e quindi non demonizzare nessun tipo di prodotto, no? La carne, il pesce... Ma allora io penso che ci siano due ragionamenti qui da fare. Uno è un ragionamento di salute su cui ci sono studi che dicono diverse cose, ogni anno esce qualche studio che dice non dobbiamo demonizzare questo, non dobbiamo demonizzare quello, e poi a volte vengono contraddetti, a volte come in questo caso sono stati alquanto strumentalizzati perché si parla di una molecola e si è andati a parlare della bistecca, però la cosa importante è mantenere assolutamente una dieta equilibrata, ma neanche demonizzare chi decide di prendere la scelta di non mangiare carne, di non mangiare pesce per determinati motivi, per la crudeltà, certo, sugli animali, per l'impatto ambientale che è verificato ed esiste l'impatto ambientale, così come la crudeltà degli animali. Per me quella è un'altra scelta. Per quanto riguarda la scelta di salute, io le dico, io vengo dal Cilento, dove si dice sia stata inventata la dieta mediterranea, e la dieta mediterranea in realtà prevede da dieta un consumo limitatissimo di carne rossa, meno di una volta a settimana, quello prevede la dieta mediterranea. Allora se vogliamo tornare alle nostre origini, dovremmo tornare ai grani antichi, dovremmo tornare a utilizzare l'olio soltanto, solamente l'olio d'oliva, quindi dovremmo evitare tutti i cibi processati, dovremmo fare un grandissimo consumo di verdure stagionali. Allora iniziamo a parlare di questo, invece di continuare ad arrovellarci su carne sì o carne no, diciamo che la carne e i latticini devono essere consumati in modo incredibilmente moderato, che devono essere... Ecco, a proposito di latticini, scusi un attimo Scuderi. Ma laddove, un attimo concludo, laddove si decida di non utilizzare, non consumare carne e latticini per i problemi ambientali e per la crudeltà sugli animali, ci sono delle sostituzioni naturali, ma iniziamo a parlare di qual è l'equilibrio della dieta che dobbiamo avere e con quali prodotti naturali, ed evitare i cibi processati, evitare i cibi con tanto zucchero. Ci torniamo perché voglio farle vedere una cosa, perché il nostro ottimo Giorgione, che intanto è alla faccia nostra, ma è giusto il suo mestiere, sta assaggiando i suoi piatti con grande successo, so che Giorgione ha un concetto piuttosto relativo della noce di burro, cioè quando noi a casa, cara Bencivelli, cara Scuderi e cari a tutti, quando noi a casa diciamo noce di burro, noi intendiamo una cosa molto molto precisa intanto, no? Vediamo Giorgione che cosa intende per noce di burro. Bene, intanto salutiamo che si avanza anche in studio l'amministratore delegato della Sette, quindi ci alziamo tutti in piedi. No, scherzo. Prego, Giorgione, c'è anche l'amministratore delegato della Sette, non mi faccia fare brutta figura, per favore, eccolo qui. Non mi faccia fare brutta figura con la noce di burro. No, prego, no, spero di no. Sì.
Prego. Io dico sempre che la noce di burro può essere anche una noce di cocco, cioè è la demonizzazione dei grassi che ci preoccupa, sì. Ma anche lì uno non è che deve fare i bagni dentro il burro, dentro l'olio, dentro lo strutto, sì, dentro il lardo, o come faccio io spesso, perché io ci dormo fra due guanciali, uso spesso il guanciale. Sono grassi nobili, vanno usati nella giusta misura e ogni tanto e quando c'hai voglia. Non vanno demonizzati perché danno sapore all'intruglio. Più è losco l'intruglio, più quel grassetto dà sapidità. Più è naturalmente sapido, non ci sono il glutammato monosodico o altre cose. Ecco, questo devo dico. Andare in pubblicità, ma me la fa vedere questa noce di burro al volo, proprio come, com'è la sua. Poi vado in pubblicità perché poi andiamo... Sì, gliela tiro fuori dal frigorifero. Un attimo. Dopo gliela faccio vedere. Va bene. Posso aggiungere solo una cosa? Sì, a proposito dei prodotti naturali, va benissimo chi è vegetariano, va benissimo chi è vegano, ma che qualcuno debba essere convinto che per sostituire la carne devi comprare una cosa che si chiama hamburger di soia ultraprocessata con 21 ingredienti chimici. Vabbè, è questo di cui parliamo. E non è assolutamente la nostra dieta. Mangiamo i piselli, mangiamo i fagioli, ma rivolgersi a cibo ultraprocessato, lasciandolo passare per hamburger, carne, è assolutamente lesivo dell'intelligenza del consumatore. Lo riprendiamo, pubblicità in attesa della noce di burro del nostro chef host. Eccolo qua, pubblicità. Bene, allora tra poco andiamo a Napoli con Emanuela Vernetti, prima per vedere come si stanno preparando alla tradizionale cena del Natale, consumando che cosa, tra poco ve lo facciamo scoprire. Giorgione intanto e la sua noce di burro, mi hanno scritto a centinaia su Twitter dicendovi vogliamo vedere la noce di burro, il concetto di noce, cos'è quello? Ma quella è noce di cocco però. Te lo rifaccio in diretta, guarda Sì. Voilà. Ma questa è, ok, ma dov'è la noce? È un burro di malga molto noce buono. Noce di cocco quella. La noce è il concetto di dire, la nocetta è così, e quello è mezzo panetto, no? E qui il problema non è di dire la quantità, cioè le dosi si fanno per altre cose, si fanno per le medicine, per i dolci. Io dico un nulla, come se piovesse. La noce di burro è una quantità che per me è esigua. Se ci devo mettere il burro ce lo metto, se no non ce lo metto. Allora sono scelte private, poi io non demonizzo nessuno. Da me al ristorante vengono anche persone che magari non accettano questo tipo di proposta. È andato da un'altra parte. Io non è che mi devo adeguare bravo, per forza. Bravo, nessuna giusto. Condivisione, massimo rispetto. Bravo. Però non rompere le scaldi, spegnila. Esatto, se ti va bene la noce di burro è questa, altrimenti è pieno di posti dove te ne puoi andare. Perfetto. Emanuela Vernetti ci porta a Napoli, cena della vigilia tradizione e modernità. Vediamo. Natale? Tu che cucini? Dipende. La solita minestra, il brodo, la zalata di rinforzo, un po' di baccalà, l'anguilla. Il menù di mamma, napoletana. A Napoli non ci sono dubbi, la tavola di Natale non può rinunciare al sapore della tradizione. E così al mercato della Pigna Secca non c'è nemmeno bisogno di scrivere la lista della spesa. Baccalà, capitone, anzalate rinforzo. Salmone, tartine. C'è il capitone, che oggi la nuova generazione nemmeno gli piace, si fa lo stesso per tradizione. Faccio un bel pezzetto di baccalà fritto, bello sistemato. In che modo? Vabbè, fatto impanato e tutto come si fa. Poi giorno appresso il brodo, tortellini e tagliolini. Salame, prosciutto, questa roba qua. E custate le pecore arrostito. O struffolo che fa Anche se. Sostituireste dei piatti vegetariani? No, non lo penserei proprio. Sono vegetariano, no, già è triste la vita. Adesso ci sono pure le usanze più moderne, le bruschette, le tartine col salmone. Ma lo sostituirebbe il salmone con il seitan? Il sedano? Creuce? No, mai. Invece berreste uno spumante analcolico a base di fiori di sambuco? Per provare, fondazione. Sì, ad ultimi anni si prova questa roba qua. Sparano il fuoco, si butta la bottiglia a bascia, dall'ebba. Io sono contro queste cose. Per me il menù napoletano è sacro. Amoretti, stiamo buona così.
perlomeno morimmo sazi. A dove stanno meglio ristorante? A dove mangia mentre mare canta? Va bene, Scuderi, niente, a Napoli mi pare che no pasaran, come direbbe qualcuno. Ma quanto è bella Napoli. La, certo, la cena. Ha un cuore incredibile, ma è normale che ci siano delle, ci sono delle tradizioni ed è giustissimo che chi voglia rispettare le tradizioni, chi vuole mangiare quelle cose, sempre con moderazione debba poterlo fare. Questo però da qui si dovrebbe subentrare un sistema di fiscicoltura, di allevamento che deve garantire che qualsiasi pesce, carne, per chi decide di volerle mangiare, perché non penso che domani potremmo mai diventare tutti vegani, ci sarà sempre chi vorrà mangiarle e chi vorrà rispettare determinate tradizioni, debba sapere che può comprarle in modo sostenibile, che può comprarle da allevamenti non intensivi, che può comprarle in modo che non si vada a impattare l'ambiente. Purtroppo oggi non è così, anche perché quello che arriva dal sostenibile è molto più caro, anche perché purtroppo si continua a supportare con finanziamenti tutto ciò che non è sostenibile. Bencinelli e Scordamaglia. Perché sono le grandi poteri, le grandi lobby dei grandissimi allevamenti, delle grandissime agricolture. Prima Bencivelli, Silvia Bencivelli, prego. Dimentichiamo lo studio dell'Università di Chicago perché quello è troppo difficile, non parla di carne. Però parlando di carne, lei un po' di ragione ce l'ha. A proposito della salute, premetto che io sono una carnivora, cioè io ne mangio come di carne, mangio anche gli insaccati che sono sicuramente cancerogeni per l'OMS e prendo questo rischio. Vi do due numeri, non demonizziamo, diamo i numeri. Il rischio che corriamo, due tipo mette, nel corso della nostra vita da adesso in poi di sviluppare un tumore al colon retto è del 5%, ok, più o meno, tolta la familiarità che è importante. Se da adesso mangiassimo un sacco di carne, questo rischio salirebbe al 6%. È tanto? È poco? Non lo so, è un numero. Basta saperlo. Cioè, ciascuno si prende il proprio rischio. Se in quell'1% in più ci ricadi te, a me dispiace. Se ci ricado io, mi dispiace anche di più. Sì, condivido e sottoscrivo. Però onestamente il fumo di sigaretta fa molto, molto peggio. Quindi, ora che lo sappiamo, sono numeri, non demonizziamo niente. Vediamo i numeri e prendiamoci le nostre decisioni. Maglia e poi andiamo a salutare Giorgione, che mi sembra molto indaffarato. Ovviamente non parlo io di salute, dico solo che grazie a tutto quello che mangiamo in equilibrio, e la carne la mangiamo in equilibrio, campiamo dopo i giapponesi più a lungo di tutti. Quindi una valutazione molto molto empirica. Seconda cosa, è assolutamente non vero che l'Italia sia quella dei grandi allevamenti intensivi. L'Italia è quella che, ribadisco, per produrre un chilo di carne impatta in assoluto meno di tutto il resto del mondo. Abbiamo un sistema distintivo in cui gli allevamenti bovini hanno da 50-60 capi, gli allevamenti intensivi sono quelli cinesi dove ci sono i grattacieli con milioni di capi o quelli americani con centinaia di migliaia di capi. Oggi noi abbiamo un vero problema piuttosto, che quella gente non può mangiare. Il Natale, che è un momento felice per tutti di dieta equilibrata, di distintività, spenderemo 10 miliardi di euro. Aspetta, ti faccio vedere questo. Se le torno, caro Scordamaglia. Penso che sia, per la tavola a Natale si spenderanno in media 106 euro a famiglia, ci dovrebbe essere questa grafica. L'abbiamo vista prima, 106 euro a famiglia è quella giusta. Purtroppo è un po' come il pollo di Trilussa, nel senso ci sarà qualcuno che è costretto, 21% degli italiani, a fare un cenone con 30 euro. Eccolo qua. E pochissimi italiani che possono invece spendere 200-300 euro. Con questa differenza tra nord e sud, esatto. Scordamaglia. Quello che però voglio dire, ripeto, mangiamo italiano anche se necessariamente costa un po' di più, perché in questo momento abbiamo fatto un'analisi sui dati delle allerte alimentari che ci sono attivate in questo paese e tutta una serie di prodotti, penso ai fichi secchi dalla Turchia, ai prodotti che vengono dall'India, alle cozze dalla Spagna, hanno dei livelli di contaminazione che sono 10 volte i nostri. Quindi scegliamo italiano, spendiamo un po' di più, non criminalizziamo niente e continuiamo a mangiare con la gioia e la convivialità come stiamo facendo, e vivremo più di chiunque altro. Allora, calabrese, siccome adesso io torno qui a lavorare il 27, 27, 28, 29, l'area che tira in diretta ritorna e quindi siamo qui, passato il
il cenone, bene, il pranzo, eccetera. Bene. Nei giorni dopo il cenone e il pranzo, guardi lì in telecamera, sì, sì. Guardi lì dove è Giorgione. Senz'altro. Quali sono i due consigli che bisogna fare? Cosa, ecco, bisogna fare il giorno dopo? Quello di cui non ho sentito parlare ancora è la giusta introduzione di fibra vegetale nella nostra alimentazione di tutti i giorni, considerando anche la colazione, dove possiamo mettere tranquillamente la frutta fresca o le spremute o gli estratti o i concentrati. Cioè, scusi, dopo tutta sta mangiata della cena e del pranzo, la mattina dopo uno cosa la mattina deve fare? Dopo facciamo una buona colazione che per me, che sono, diciamo, onnivoro, può essere anche un latte magari parzialmente scremato se vogliamo giocare sui grassi, ma c'è poco da giocare. Invece metto una buona spremuta d'arancia, metto della frutta fresca di stagione, posso anche aggiungere 2-3 frutte secche che mi aiutano in questo. Meglio evitare, vedi, qui c'è il nostro assistente di studio che invece la mattina, questo ragazzo bravissimo che è qua, lui la mattina invece si fa sempre lo scramble eggs, l'uovo strapazzato col burro. Sì. La mattina quello è un indicatore, guarda, è un indicatore di una modernità che io non considero salutista. È moderna, ma non salutista. Guarda come ride perché fino in fondo il concetto qual è? Voi intanto dobbiamo sospettare che se lo fa da tanto tempo non soffre di colecisti, perché noi sappiamo che quando si fa quel tipo di lavoro la colecisti si spreme e quindi crea anche le coliche. Quindi abbiamo fatto la diagnosi al contrario, che lei non soffre di calcolo. Chiudiamo col nostro Giorgione, quindi è meglio evitare quello. Una bella molta verdura, molti legumi, molti cereali e poi la giusta dose di proteine animali. Ci avviamo verso la chiusura, poi c'è un grandissimo Valerio Rossi Albertini, come tutti i venerdì, pronto a farci un nuovo esperimento. Ha portato un albero di Natale, solo Dio sa che cosa c'ha in testa Rossi Albertini. E Giorgione, caro, per chiudere questo nostro collegamento, no? Vedo lì che te la ridi. Hai mangiato alle nostre... Pronti. Anche per noi... Ho fatto anche questo acqua pazza con una mazzancollina, un polipetto, una cosa. Sono venuti deliziosi. Adesso la truppa che è qui li nutrirò prima del Natale in maniera saggia, completa, con pomodoro e tutto quanto ci vuole per fare un'alimentazione sana e bilanciata. Allora, grazie a Giorgio Barchesi, in arte Giorgione, cuoco, ma soprattutto oste, alla Via di Mezzo a Montefalco e Villa Selva Grutti, provincia di Perugia. Lo potete seguire anche sui social, come avete visto, davvero strepitoso. Grazie a tutti gli altri ospiti. Ci vediamo tra poco con, vedo già pronto, Valerio Rossi Albertini e non so perché si è portato appresso un albero di Natale. Non so perché, che c'entra con lui, ma lo vedremo. Allora, sono le 13.03, voto in corso al Senato, voto finale, ve lo stiamo facendo vedere in diretta e tra poco Ludovica Ciriello ci racconterà tutto. Prima Presidente però Paolo Renzi, Sottocorona, immancabile venerdì prima delle feste. Eccoci qua, buongiorno. Allora, questa perturbazione è quella che si ferma sulle zone alpine, l'avevamo vista, porterà fenomeni intensi al di là del confine alpino. Sul resto delle regioni qualche nuvola, gli effetti... minimi, perché se andiamo a vedere la previsione per oggi c'è la possibilità di qualche precipitazione sulle isole maggiori, sul basso Tirreno, se no al nord vedete forti fenomeni al di là del confine alpino e se no sulla parte interna qualche nuvola. Quindi saranno giornate magari un po' grigie in qualche caso, un pochino uggiose, ma sicuramente di maltempo non ce n'è e questo almeno è un risultato. Ci facciamo le feste un po' tranquilli da quel punto di vista. Vediamo la giornata di domani, ancora qualche incertezza al sud, si attenuano anche i fenomeni tra Francia, Svizzera e Austria sul confine alpino. Poi arriviamo alla giornata di domenica, questo verde chiaro indica la possibilità di un millimetro di pioggia in tutta la giornata, per avere un'idea. Quindi è un tempo appena un poco incerto. Però, ripeto, sono situazioni tranquille. Attenzione alle temperature, perché, come al solito, non stanno molto ferme. Tendono a salire da qua a Natale, poi scenderanno per Capodanno e poi risaliranno
per Befana. Quindi attenzione a queste variazioni e non andate controfase perché è pericoloso per il raffreddore. La famosa controfase. Intanto ti faccio i migliori auguri di buone feste. Anche a voi. Carlo Sottocorona. E intanto ci ha raggiunto in studio, come ogni venerdì, Valerio Rossi Albertini, grande divulgatore scientifico, fisico del CNR. Ciao, buongiorno. Buongiorno David. Ora buongiorno, hai portato un albero di Natale, sì. E qui ormai è tutto finito perché ci avviciniamo alle feste. Prima però solo un flash dal Senato, lo vediamo in diretta, l'immagine a circuito chiuso. Martedì 9 gennaio la seduta è convocata alle ore 17 e perché infatti poco fa, questa è la nuova convocazione, Ludovica Ciriello, si è conclusa la votazione in Senato. Sì, David, esatto, si è conclusa la votazione, è stata votata la fiducia, ci sono stati 112 voti favorevoli alla fiducia, si sono astenuti i senatori a vita, Monti e Cattaneo, ora si passa alla Camera, c'è un passaggio quasi formale in Commissione Bilancio alla Camera perché il tempo stringe e poi al voto finale entro il 29. Tutto, cioè, c'è una sorta di patto tra opposizione e maggioranza perché tutto fili liscio, perché l'alternativa è andare in esercizio provvisorio se non si chiude entro l'anno, quindi tendenzialmente il voto veramente importante e cruciale era quello di oggi. Matteo Salvini si è già detto soddisfatto, anche perché uno dei pochi provvedimenti e aggiustamenti che ci sono stati è proprio quello che riguarda il suo ponte sullo stretto, quindi questo dal Senato. Bene, intanto qua siamo già in clima natalizio, c'è stato una specie di colpo di Stato dentro la sette, chiudono, accendono e spengono le luci dentro lo studio dell'Aria che Tira, Valerio Rossi Albertini ha preso interamente il comando della situazione, quindi mi arrendo. Che c'entra un fisico del CNR con l'albero di Natale, caro Albertini? Ma c'entra per diverse ragioni. La prima è una ragione di sicurezza, perché abbiamo sentito, ci sono stati anche degli incidenti domestici. Ma aspetta, con sì, no, gli guardiamolo, alberi. Caterina Caselli. Esatto. Ah, bravo, sì, sì, guardiamolo, mettiamolo un attimo, Caterina Caselli. Va, vediamo che è inciampata lei e molti altri a Milano, Galleria del Corso. Ce l'hai? Perché ieri alle 2.26 sono passata in Galleria del Corso e praticamente sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta, diciamo scura, nera. Che cosa mi è successo? Che io sono inciampata guardando l'albero e sono caduta, mi sono rotta l'omero. Fate attenzione perché mentre ero per terra, aspettavo l'autoambulanza, un sacco di altre persone inciampavano lì, quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso. Caterina Caselli. Sì, beh, questo vai, qui vai. È successo in Galleria a Milano, ma molto spesso ci sono incidenti domestici di questo tipo. Perché? Perché l'albero non è previsto che stia all'interno delle stanze, quindi molto spesso ci sono dei fili volanti che vanno dalla presa di corrente fino all'albero. E però non è il pericolo maggiore è quello che ti faccio vedere adesso. Qui ho già acceso sì. Quest'albero di Natale, no? Cosa può succedere? Che io mi riferisco agli alberi, ecco così si vede molto bene. Allora, rimaniamo così. Questo è un albero di Natale nelle condizioni ottimali, è alimentato come si deve. Ma che cosa succede se l'alimentazione, ad esempio, a causa di uno sbalzo di corrente diventa eccessiva? Guardate, pum, è saltato tutto. Sì. Ora, finché, possiamo rialzare le luci, finché salta tutto, e non ci sono altre conseguenze, poco male, perduta la decorazione dell'albero, certo. Ma ti faccio vedere quello che invece si può verificare. Tutto è importante. Se facciamo, sì, assolutamente, se facciamo lo stretto su quest'altra fila, vedete benissimo, possiamo vedere che qua c'è un LED che si è fulminato, che si è bruciato, ma questa combustione può non terminare. Guardate adesso, guardate, sta bruciando, sta facendo fumo. Ok, entro le vigili del fuoco adesso, appunto. Qua. Adesso spengo tutto quanto. Spegni tutto immediatamente. Vedete che cosa può succedere? Va, si è visto perfettamente. Guarda, c'è già un assistente di studio che sta per chiamare sì, l'esercito. No, guarda, no, tranquilli, ho finito. Era soltanto una dimostrazione, non l'ho fatto con la decorazione dell'albero proprio per questo motivo. L'ho fatto in sicurezza come tutte le cose che faccio qua all'Aria che Tira. Scusami solo un secondo, albero di Natale, c'è Giorgetti intanto come regalo di Natale finale dell'Aria che Tira. Quasi finita perché c'è ancora... Scusa. È la camera, settimana prossima, e poi finalmente avremo la nostra legge di bilancio come l'ha concepito e voluto il governo. Rispetto a quello che si è detto sul MES, esatto, della sua posizione. Brava, Ludovica. Diciamo che i consigli dell'opposizione sono sempre utili.
però permettetemi che poi decido io. Ma lei era d'accordo con questa decisione di non approvare la ratifica, la modifica del MES? Il ministro dell'economia e delle finanze aveva interesse che il MES fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziario, ma come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, giri di onore, roba di questo tipo qua, mi è sembrato evidente che non c'era aria per l'approvazione, ma per motivazioni anche non soltanto economiche. Allora, ritorniamo, perché scusami Valerio Rossi Albertini, certo. Ma in finale di trasmissione la notizia davvero clamorosa che la nostra Ludovica Ciriello ha tirato fuori pochi secondi fa dal ministro Giorgetti, sentiamolo ancora, il ministro, il MEF avrebbe voluto il MES. Allora, ora sta andando via. Beh no, però grazie, davvero ministro, una notizia importante, davvero una notizia fondamentale, molto interessante. Sì. Allora, riprendiamo tutto. Pochi secondi fa, il ministro Giorgetti... Che fosse, tra virgolette, un fallo di reazione sul patto di stabilità. Vai, vai, vai pure. Ah, ok, scusami, gli avevamo chiesto anche se fosse, tra virgolette, un fallo di reazione per un patto di stabilità che in realtà non gli era piaciuto, non gli era andato giù, visto che si ragionava della logica di pacchetto, di approvarli insieme, patto di stabilità e MES. In realtà lui ha proprio detto no, se lo leggete bene è meglio di quello che pensate il patto di stabilità, quindi in qualche modo confermando il fatto che lui il MES l'avrebbe approvato anche in ragione di un patto di stabilità che per lui non era poi così negativo come è stato raccontato. L'ha proprio detto, sì. E infatti l'ha detto proprio nei tuoi microfoni, pochi secondi. Secondi fa noi abbiamo fatto il titolo che adesso vedrai, questa intervista che hai fatto al volo farà molto discutere, perché preferivo che il MES passasse quando lui ha provato a dirla, spieghiamolo al pubblico, in modo impersonale. Cioè, che cosa ha detto Giorgetti? Lui ha detto il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe preferito che il MES diventasse operativo. Quindi ha usato, diciamo, ha messo il ministero, l'istituzione, il ministero, no? L'ha detto Giorgetti, ovviamente. Questo è un passaggio fondamentale. Vediamo se riusciamo a riprendere, a rimontare, non lo so, questo minuto che farà davvero notizia, poi il telegiornale approfondirà alla grande tra poco. Però queste le parole di Giorgetti pochi secondi fa. Vai? A naso lo voleva dire, perché poteva uscire in tanti altri posti e non parlarci, come sempre fa quando è tra i palazzi, e invece è uscito dalla porta principale dove eravamo tutti noi cronisti e ha parlato, cosa che di norma non fa mai, quindi un po' sembra che lo volesse anche dire. Avremo modo, cara Ludovica, grazie a questa tua intervista, di ridiscuterne ancora, perché effettivamente in un giorno come questo, in cui al Senato c'è stato questo voto, ieri vi abbiamo raccontato in diretta la spaccatura della maggioranza sul MES, ora il Ministro dell'Economia, che aveva speso la sua autorevolezza in Europa per dire, per rassicurare tutti gli altri colleghi dicendo sì, l'Italia lo firmerà, Ebbene, come dice giustamente Ludovica Ciriello, se avesse voluto passare inosservato sarebbe uscito da altre porte, diciamo, lì a Roma. Invece, in qualche modo, secondo te, ha voluto dirla questa cosa? Questa è la sensazione che ci stai trasmettendo, no? Sì. Beh sì, perché lui è un maestro del non rispondere alle domande, diciamo, è uno dei meno intervistati della storia da noi cronisti, perché si fa sempre venire a prendere dalla scorta, dalle macchine, e comunque tende ad attraversare i microfoni senza rispondere, quindi oggi l'annovererei proprio ad una delle poche eccezioni a mia memoria di Giorgetti parlante così tra le strade di Roma. No, no, farà davvero molto molto discutere questa cosa che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta. Scusami Valerio, no, però anche tu che sei un grande, certo, sei molto attento all'agenda politica. La cronaca politica e l'attualità. Finiamo col tuo esperimento e poi magari... No, più che l'esperimento, la conclusione volevo dire, abbiamo parlato di alberi ovviamente naturali, non alberi sintetici che sono ignifughi, per quanto bisogna avere cura. La mia raccomandazione è che usiate per le decorazioni le luci a LED alimentate dalle batterie a bassa tensione, perché così si evita la possibilità che si possa andare in cortocircuito. Ma era una riflessione che volevo fare, ne avevamo parlato la settimana scorsa e tu mi hai dato l'autorizzazione di dirlo esplicitamente. Mi fa molto piacere. Questo. Attenzione, visto che
c'è una campagna di grande sensibilizzazione anche nei confronti delle giovani generazioni di rispetto dell'ambiente, di rispetto della natura. Ora abbiamo delle fotografie che ho scattato io stesso che fanno vedere in quale considerazione si tengono gli alberi di Natale. Gli alberi di Natale, guardate, questi sono alberi di Natale che sono stati amputati. Guardate come decorano le nostre città, con degli alberi che sono stati segati, che sono stati mozzati. Ecco, far capire ai ragazzi che in realtà non sono degli oggetti, ma sono degli esseri viventi. E avere un po' di cura, un po' di attenzione dentro casa, evitando di metterli in corrispondenza delle fonti di calore, lasciare che prendano un po' di luce e un po' di aria. E la cosa che volevo suggerire, come l'8 dicembre, si fa tutti quanti insieme con i bambini, con i ragazzi, l'albero di Natale che si decora, perché non lanciamo una campagna alla fine delle vacanze, dopo l'Epifania, la prima domenica dopo l'Epifania, di andare con i ragazzi a trapiantare, a mettere a dimora questi alberi. Facciamoli vivere, non buttiamoli. Ma certo, perché poi sappiamo che sono i nostri primi alleati e sarebbe un segnale molto pedagogico, molto istruttivo per tutti quanti, che i comuni mettano a disposizione delle aree per trapiantare questi alberi e poi i ragazzi possono andare anno dopo anno e vedere i loro alberi come hanno attecchito e come sono cresciuti. Beh, anche la cosa molto bella, mamma, papà, tutta la famiglia che va a ripiantare l'albero. Esattamente, è pedagogicamente anche più educativa di quanto non sia fare l'albero l'8 dicembre. Brevissima pausa pubblicitaria, poi davvero i saluti, assegnazione 1, Ludovica Ceriello ci ha raccontato in diretta le dichiarazioni del ministro Giorgetti che faranno discutere, io il MES lo avrei firmato, vedo che c'è anche Romeo della Lega nelle vicinanze della Ceriello, ma dobbiamo andare in pubblicità e tra poco torniamo. E allora con Valerio Rossi Albertini e parte della redazione autorale, non solo dell'area che tira, Zambone lì dietro, Milluzzi, Isabella Ciotti, il grande Urgu che è il peraltro proprietario del protagonista di questa puntata che è il Cucù. Vi facciamo i migliori auguri di buone feste, torneremo all'area che tira il 27, 28 e 29, visto che tu ne sei il proprietario, agghiacciante. Pazzesco. La regia la salutiamo. Basta, tutto finito. Da Giorgetti al Cucù, capito? Da Giorgetti, dalle dichiarazioni incredibili di Giorgetti al Cucù. Ah, Ludovica Ceriello, vai, un flash. Ludo. No, Davide, stiamo aspettando altre uscite perché ora le reazioni a queste parole di Giorgetti saranno interessanti, faranno discutere le dichiarazioni di Giorgetti. Non c'è dubbio. Tanti auguri da parte di tutta la redazione, produzione e regia. Noi ci vediamo, fate buone feste, buon Natale. Ci vediamo 27, 28 e 29. 27, 28 e 29, sempre qua in diretta, senza Cucù.